Buongiorno, benvenuti a tutti. Direi che possiamo iniziare. Non fa niente se continuano ad entrare nuovi ragazzi, qualche ritardatario ci raggiungerà in corso d'opera. Allora, benvenuti a questa manifestazione di orientamento. Vanvitelli Orienta in questa edizione virtuale. È una manifestazione che è organizzata ovviamente dall'Università Vanvitelli in collaborazione col Quindicinale di Formazione Universitaria Ateneapoli. L'Ateneo Vanvitelli è un Ateneo che ha un'ampia offerta didattica, è un Ateneo che ha ben 16 dipartimenti, quindi ha diverse sedi dislocate tra Napoli, Caserta, Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Capua. E per darvi una prima idea dell'aria che si respira in questo Ateneo, vi faccio vedere un brevissimo video illustrativo. Allora, ringraziamo tutti gli studenti che si stanno man mano collegando. Si può seguire sia sulla piattaforma Meet sia attraverso il canale YouTube. Rassicuriamo tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso il canale YouTube che possono tranquillamente porre le loro domande nella chat e sarà cura nostra, cura della redazione di Ateneapoli, di girare queste domande ai professori. Proprio perché l'incontro lascerà ampio spazio al vostro intervento, alle vostre domande. Coloro che sono sulla piattaforma possono ovviamente, sono benvenuti, se decidono di accendere i microfoni e telecamere e fare le domande a viva voce, invece coloro che sono su YouTube devono farle attraverso la chat. Prima di entrare nel dettaglio dei corsi dell'offerta didattica offerta dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, io chiederei al professor Vincenzo Nigro, che è qui con noi, di fare un saluto agli studenti e perché no, un bocca al lupo iniziale per la prossima scelta universitaria. Allora, grazie. Vi porto i saluti del rettore, il professor Nicoletti, che ci tiene molto a queste giornate di orientamento, perché queste rappresentano un primo ed importante contatto col nostro Ateneo. E noi ci teniamo molto a far sì che questo Ateneo possa essere sempre vicino agli studenti, il più possibile vicino agli studenti. Sapete che, forse non sapete, che noi abbiamo avuto una visita di accreditamento dalla parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione e come Ateneo siamo stati collocati in una posizione migliore rispetto ad altri atenei dell'Italia meridionale. Questo va detto perché è giusto prendersi i meriti di questo lavoro, che sono il frutto di un lavoro collettivo di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo. E il nostro impegno è di riuscire a portare quest'Ateneo sempre in una posizione migliore, cercando di correggere i nostri difetti e i nostri problemi che abbiamo nell'avere molte sedi, nell'essere in un territorio intrinsecamente complesso, e però questo si può ottenere con la partecipazione di tutti. Quindi gli studenti che entreranno a far parte dell'Università Vanvitelli, e noi speriamo che si iscrivano all'Università Vanvitelli, troveranno sempre un ascolto e un'attenzione da parte dell'Ateneo. Questa è la cosa che possiamo promettere e su questo ci impegneremo. Un saluto e buon lavoro a tutti. Grazie mille, professore.
Allora, come sapete, ragazzi, in questo pomeriggio, in questo incontro, ci dedicheremo ai corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche. Già dal nome di questo dipartimento ci si fa subito un'idea che questo dipartimento fornisce competenze multidisciplinari, quindi ha un ampio ventaglio di offerte. Coniuga quindi il campo delle scienze biologiche, alle tecnologie biotecnologiche più avanzate, al campo del farmaco, nonché alla tutela e al monitoraggio dell'ambiente. Proprio per darvi un'idea di questa varietà, e oltre a darvi ovviamente una panoramica di quelli che possono essere gli sbocchi occupazionali nei vari rami che potrete intraprendere, sono intervenuti qui con noi, come vedete, tantissimi docenti. Io darei subito la parola alla professoressa Brigida Dabrowska per iniziare questo percorso. Buon pomeriggio, grazie all'organizzazione di Ateneapoli e grazie al professore Nigro per i saluti iniziali e benvenuti a tutti gli studenti diplomandi. Noi in questo pomeriggio insieme vogliamo mostrarvi quella che è la nostra offerta formativa, ma soprattutto interverranno studenti, laureandi o giovani laureati dei nostri corsi di laurea, che quindi vi porteranno davvero quella che è stata la loro, esperienza. Anche loro hanno avuto i vostri stessi dubbi, hanno dovuto fare le loro stesse scelte, e, sicuramente sarà un modo ancora più vivo per, rapportarsi con voi. Ovviamente, di qualsiasi dubbio ci fermate, ci fa piacere, saremo felicissimi di rispondere a tutte le vostre domande. Iniziamo e anzi vi accogliamo presentandovi in una sorta di viaggio virtuale quelli che sono dei luoghi del nostro dipartimento. Nell'impossibilità di poterlo fare dal vivo, ci No, Brigida, rivolgiamo. Brigida, scusami, Dimmi. vogliamo provare un'ultima volta? Provo Vai, un se attimo. vuoi, Provo. diversamente ci Sì, vado io sì, senza sì. musica. Proviamo, Allora, dai. d'accordo, vai. E quindi vi dicevo, vi presentiamo in un video brevissimo quello che sono le strutture del nostro dipartimento. Vediamo un attimo che il professore Russo condivide questo video con noi. E come intanto già anticipava il responsabile di Ateneapoli in questo incontro, il nostro dipartimento ha un nome abbastanza complesso che sottende però quelle che sono tutte le nostre expertise in campo didattico e in campo di ricerca. Infatti, nel nostro ventaglio dell'offerta formativa abbiamo i corsi di laurea di primo livello in scienze biologiche, scienze agrarie e forestali, scienze ambientali e biotecnologie e il corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia. Poi abbiamo un corso di laurea magistrale biennale in scienze degli alimenti e della nutrizione umana, oltre che il corso di laurea magistrale in biologia, in molecular biotechnology e in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. Allora, attendo Luigi, appena mi dà l'ok per il video. Diversamente provo a mandarlo io senza musica, non è un problema, Luigi. Dimmi un attimo Ok, tu. provo l'ultima volta. Va bene. E quindi in questo pomeriggio quello che vogliamo fare è presentarvi l'offerta e per ogni corso di laurea avremo l'intervento di uno studente o dottorando. Il dottorando è uno studente di un livello di formazione successivo a quella della laurea magistrale, quindi stiamo parlando dell'ultimo livello di formazione. E poi tra le varie presentazioni, ovviamente attendiamo le vostre domande e saremo felicissimi di rispondervi. Luigi, vai tu Vai, vai, oppure vado. vado? Vedete il mio video? Ok, sì. Sì, si sta caricando. Perfetto. Benissimo. Eccoci. Thank you.
Questo era il nostro benvenuto, quindi la nostra presentazione, e ora ci addentriamo in quella che è una panoramica un po' più dettagliata. Allora, io sono la professoressa Dabrowska e sono il referente dell'orientamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche. Riuscite a vedere il mio video? Perfetto. Allora, come già anticipavo prima, quindi vado velocemente, abbiamo un nome abbastanza articolato che designa le nostre expertise sia in campo didattico che in campo di ricerca. Ci troviamo a Caserta, il nostro dipartimento è a Caserta, in via Vivaldi, alle spalle della stazione ferroviaria e quindi facilmente raggiungibile da quello che è il capolinea di treni e di linee di autobus. Qui c'è un'immagine insomma, aerea che vi fa vedere appunto la vicinanza con quelle che sono dei punti centrali di riferimento della città di Caserta, la stazione e la reggia sullo sfondo. Noi ci troviamo nel polo scientifico di Via Vivaldi insieme al Dipartimento di Matematica e Fisica e andiamo ad occupare quelli che erano gli antichi edifici del tabacchificio Catemario. Questo edificio, quindi risalente a 1921, è stato poi riadattato e ammodernato in maniera tale da accogliere le aule e i laboratori. Quindi ci sono aule di diversa capienza. Poi c'è stato un incremento del polo nel 2006, con un incremento sia delle aule e soprattutto il polo scientifico ospita anche la direzione generale dell'Ateneo Luigi Vanvitelli. All'interno del nuovo aulario è disponibile un servizio mensa per gli studenti e questi spazi esterni, questo giardino botanico, è stato realizzato solo 2 anni fa con un progetto docenti e alunni del nostro dipartimento. Qui vedete la biblioteca che ha a disposizione un servizio computerizzato di ricerca bibliografica e un prestito libri per gli studenti. E poi abbiamo dei laboratori, questi che vi sto mostrando ora, sono laboratori ad esclusivo uso della didattica, quindi sono laboratori fruibili dagli studenti fin dal primo anno dei corsi di laurea di primo livello, oltre che del corso di laurea magistrale, quindi l'aula museale, il laboratorio didattico di Biologia 2, il laboratorio di Chimica 1 e quello di Chimica 2 che fra un po' vedremo anche in una diretta dal video con la professoressa Gentile. Voi sarete i nostri, speriamo di avervi come nostri futuri studenti e quindi lascio immediatamente la parola a Alberto Cervera che è un nostro studente di biotecnologie oltre che essere rappresentante degli studenti che vi illustrerà quelli che sono tutta una serie di servizi per gli studenti stessi. Alberto, a te la parola. Grazie professoressa per la presentazione. Allora, io volevo parlare dei servizi che l'Ateneo offre, ma soprattutto della mia esperienza all'interno di quello che è il contesto dell'Ateneo. Innanzitutto partiamo col dire perché scegliere il Distabif. Scegliere il Distabif perché il dipartimento, un piccolo dipartimento dove riuscite ad avere un'interazione diretta con i docenti. E questa è una cosa fondamentale perché l'ascolto da parte del docente è un grande servizio extra che l'Ateneo offre. Noi rappresentanti siamo sempre ascoltati e insieme a tutti gli organi di Ateneo e di Dipartimento cerchiamo di migliorare quella che è la vita degli studenti in questo che comunque è un Ateneo molto smart. Perché lo definisco smart? Poiché è tutto a completa gestione telematica. Noi abbiamo un'app a disposizione che è l'app Vanvitelli Mobile, la quale ci dà la possibilità di visualizzare le tasse, vedere gli appelli, prenotarci agli appelli, visualizzare la nostra carriera, insieme all'area studenti che troviamo sul sito di Ateneo. Altra motivazione per la quale definiamo questa Ateneo Smart è le comunicazioni con prontezza che avvengono a mezzo mail istituzionale, che è un grande mezzo di comunicazione in quelle che sono le dinamiche del nostro Ateneo. Il nostro Ateneo non offre solo servizi telematici, logicamente, ma offre anche servizi sul territorio, ovvero il servizio di navetta per i SUN, il quale collega le principali, diciamo, città dove sono collocati i nostri vari dipartimenti tra loro.
Altra cosa molto importante che rende il nostro Ateneo, e in questo caso il nostro Dipartimento Smart, è la modalità di rilevazione delle presenze. Da noi non esiste più il badge in plastica, ma siamo passati ad un'applicazione che viene chiamata la MyEasyApp, in particolar modo nel nostro caso la MyEasyApp di Stabif, la quale ci permette di prendere le presenze attraverso una scansione di un semplice codice QR che viene proiettato alla lavagna. La cosa che mi preme dire è che questo Ateneo pensa a tutti, non solo a coloro che fanno gli studenti al 100%, ma anche a studenti con disabilità e studenti lavoratori. Studenti con disabilità che fanno riferimento al CID, ovvero al Centro di Inclusione e Disabilità, e studenti lavoratori che possono beneficiare tranquillamente di un percorso diverso adattato alle loro esigenze. E questa è una cosa fondamentale per persone che non riescono a stare al 100% in quelle che sono le giornate in Ateneo e tutte le dinamiche varie. Un'altra cosa che mette il nostro Ateneo una spalla davanti agli altri è soprattutto la chiarezza nei programmi e nei metodi di valutazione. Sul sito del nostro dipartimento, ma anche sul sito di altri dipartimenti, potete vedere che vengono ben esplicitati programmi, metri di valutazione e metodi di valutazione. E ora passo un po' per quanto riguarda al Distabif. Il Distabif è un dipartimento che all'interno dell'Ateneo che organizza convegni in ambito scientifico. Tutti i nostri corsi di laurea sono corsi di laurea che richiedono un approccio pratico, un approccio pragmatico, e poiché sono tutte, a differenza di altri dipartimenti, poiché si studiano tutte materie che sono in continuo divenire. Quindi lo studente del Distabif deve essere uno studente che uno scopritore, ecco, che cerca di aggiornarsi con tutte le varie scoperte scientifiche che vengono fatte, e sono tante nei vari ambiti che ci sono nel nostro dipartimento. Grazie. Ok, grazie a te Alberto, e a questo punto ricondivido un attimo il mio schermo, perché vogliamo un attimo dirvi nello specifico di che cosa noi ci occupiamo in termini di didattica. Terminati gli studi superiori, inizierete anche a familiarizzare con una differente terminologia. Sentirete parlare di corsi di laurea triennali, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 180 crediti, 300 crediti. Questo acronimo CFU in realtà vi dà una misura di quello che è il lavoro di apprendimento, e quindi è comprensivo dell'attività didattica erogata in maniera di lezioni frontali oppure attività laboratoriale, e il complemento a 25 sono ore di studio per apprendere determinati concetti e determinati argomenti nell'ambito di un corso universitario. In particolare, conseguito il diploma di maturità, che è quello che farete a breve, che cosa offre il Distabif? Il Distabif offre la possibilità di immatricolarsi a un corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia e corsi di laurea di primo livello o laurea triennale, e nello specifico abbiamo le scienze biologiche, le biotecnologie, le scienze ambientali, le scienze agrarie e forestali. Come potete vedere, qui ci sono dei simboletti differenti, perché abbiamo tre corsi di laurea, le scienze biologiche, le biotecnologie e la farmacia, che sono a numero programmato a livello locale. Significa dire che l'accesso a questi corsi di laurea è subordinato al superamento di una selezione che anche per l'anno accademico 2021-2022 prevederà una selezione che si basa sull'ordine cronologico di presentazione delle domande di immatricolazione e la valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità, con un plus per i voti, per le votazioni comprese tra il 100 e il 100 e lode. Che cosa significa dire? Significa dire che ci sarà un bando che verosimilmente sarà pubblicato tra fine maggio e giugno, dove avrete la possibilità di fare una pre-immatricolazione. Il numero di posti stabiliti a livello locale per le scienze biologiche è 199, 144 per le biotecnologie, 146 per la farmacia, quindi confermiamo quelli che sono i numeri dello scorso anno.
Dopodiché, conseguita la maturità, verrà fatta questa procedura di selezione che terrà conto per il 50% dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e 50% del voto di maturità. Ovviamente vi invitiamo a consultare continuamente il nostro sito, dove immediatamente aggiorneremo in merito anche all'accesso programmato. E poi abbiamo due corsi di laurea ad accesso libero, che sono le scienze ambientali e le scienze agrarie e forestali. Dopo questo percorso triennale, il Dipartimento offre anche la possibilità di continuare con i corsi di laurea magistrale di secondo livello biennali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, Biologia, Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana e Molecular Biotechnology, che è un corso erogato in lingua inglese. A questo punto lascio la parola alla professoressa Lina Mudrov per la presentazione del corso di laurea in Scienze Biologiche. A te, Lina. Eccomi, buonasera, condivido la presentazione. La vedete? Sì, prof. Benissimo. Allora, salve a tutti. Sono qui a presentarvi il corso di laurea in Scienze Biologiche, che è un corso di laurea dalla durata di 3 anni, con 180 CFU, ed è a numero programmato. Prima di iscriversi al corso di laurea in Scienze Biologiche, bisogna porsi la domanda sul perché iscriversi? E la risposta deve essere, diciamo, per chi si è interessati alla vita ed in tutte le sue forme, perché la biologia è la scienza che studia tutto ciò che riguarda gli esseri viventi, come, diciamo, studiandone quindi anche la struttura, la funzione, la crescita e l'evoluzione, perché il tema centrale della biologia è proprio l'evoluzione, perché è importante studiare tutte le caratteristiche della vita, di come queste caratteristiche variano tra un individuo e l'altro, di come si sono evolute e come cooperano, di come lavorano tra loro per permettere agli esseri viventi di esistere. E per studiare la vita non si può ignorare nessun tipo di livello di organizzazione, quindi si parte dalle molecole passando per diciamo, lo studio della cellula fino ad arrivare all'intero individuo e prendendo in considerazione tutte, diciamo, un'intera popolazione. Per quanto riguarda gli insegnamenti fondamentali che presenti al primo anno delle scienze biologiche, abbiamo la matematica e l'informatica, la citologia e l'istologia, la botanica, la fisica, la chimica inorganica e la zoologia. Per quanto riguarda il primo anno abbiamo anche un laboratorio di metodologie morfologiche e per quanto riguarda invece il secondo anno gli esami fondamentali, quelli caratterizzanti, sono l'esame, diciamo, troviamo il corso di anatomia comparata, la fisiologia generale, la chimica organica, la chimica biologica, la biologia molecolare e l'ecologia. Al terzo anno, diciamo, sono materie più, diciamo sono incontriamo la microbiologia, l'igiene, la genetica e la fisiologia vegetale. E al terzo anno abbiamo anche due laboratori, che sono il laboratorio di bioinformatica e il laboratorio di microbiologie genetiche, biomolecolari e microbiologiche. Quali sono i punti forza delle scienze biologiche? Ogni, diciamo, tutti, quasi tutti i corsi e tutti gli esami fondamentali del triennio sono, presentano un credito di laboratorio, quindi lo studente affronta la disciplina sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. Abbiamo nel triennio 3 laboratori, che come ho detto prima sono il laboratorio di metodologie morfologiche, quello di bioinformatica e di metodologie genetiche, biomolecolari e microbiologiche. Sono previste per lo studente, una volta concluso il percorso di studi, attività di tirocinio che lo studente può svolgere sia all'interno della struttura universitaria o all'esterno presso aziende, strutture o laboratori che possono essere sia pubblici che privati. E la discussione finale
tratta un elaborato che è un argomento che viene scelto dallo studente e dal docente di riferimento ed è diciamo una ricerca di tipo bibliografica, quindi lo studente scegliendo l'argomento fa una raccolta, una ricerca di lavori pubblicati e diciamo e diciamo per la stesura della tesi. Per quanto riguarda una volta concluso il percorso universitario, lo studente laureato in scienze biologiche può iscriversi a un albo dedicato, che è l'albo dei biologi, alla sessione la sessione biologo junior. Perché diciamo perché iscriversi a scienze biologiche? Spesso quando si pensa diciamo al biologo si pensa spesso ad una figura che indossa un camice bianco e che lavora in un laboratorio con tanti composti e soluzioni e provette che hanno un contenuto enigmatico, un contenuto indecifrabile. Però diciamo rappresentare un biologo soltanto come una figura che indossa un camice bianco è comunque un'immagine diciamo negativa, perché comunque è un'immagine diciamo è una cosa astrusa. Quindi quello che c'è dietro al biologo, diciamo l'immagine, quando si pensa al biologo, quello che deve emergere è che dietro al biologo ci sono comunque 100 professioni diverse e ci sono 100 interessi diversi, quindi che partono dalle analisi cliniche alla ricerca applicata nel campo medico, nel campo nutrizionale, scusate, a quelle scientifiche di base. Quindi il laureato in biologia può lavorare in qualsiasi laboratorio che diciamo sia laboratori che si interessano, laboratori microbiologici, laboratori molecolari, laboratori che si interessano di analisi su alimenti. Quindi quella figura che spesso è rappresentata da un camice bianco in realtà può diventare tante persone diverse però ognuna con un profilo professionale diverso, ma comunque tutte entusiasmanti, specialmente se diciamo tutte queste figure, tutti questi profili si eseguono comunque con la passione. Quindi diciamo che un laureato in scienze biologiche è principalmente un tecnico che però è in grado di lavorare nei diversi laboratori di indagine. Diciamo indagine che vanno dal, ripeto, come abbiamo detto prima, sia nel campo della biologia di tutti gli organismi, tutti gli esseri viventi, sia animali che vegetali, a laboratori di analisi anche che eseguono, laboratori che eseguono procedure informatiche, per esempio per lo studente laureato in biologia è uno studente che è in grado di interpretare i risultati biologici e può lavorare, come ho detto anche prima, sia nel campo biomolecolare, sia nel campo biomedico, che nel campo microbiologico e anche nel campo della genetica. Qualsiasi diciamo informazione, diciamo una volta terminato il corso di laurea triennale presso il nostro dipartimento è attiva anche un corso di laurea magistrale in biologia con due indirizzi, un indirizzo biosanitario e un indirizzo biomolecolare. E qualsiasi informazione in questa slide potete trovarla sul nostro sito, il sito del dipartimento, e per qualsiasi diciamo informazione inerente ai corsi, in particolare al corso di laurea in scienze biologiche, potete anche mandare una mail e contattare il referente dell'orientamento, sia la professoressa D'Abrosca oppure il presidente del corso di laurea di scienze biologiche, la professoressa Marina Isidori. Io ho terminato. Ok, grazie Lina. E proprio rimanendo in ambito delle scienze biologiche, ora ascolteremo quella che è l'esperienza di Altea Nemolato, che è una studentessa iscritta al terzo anno di scienze biologiche e che fin dall'istruzione secondaria e superiore ha coltivato la sua passione per le scienze biologiche, presentando e risultando vincitrice di un progetto molto interessante. Quindi cedo la parola ad Altea, che è una nostra studentessa del terzo anno di scienze biologiche qui a Caserta. Altea, vai. Sì, salve. Grazie alla professoressa D'Abrosca. Come già detto, mi chiamo Altea e frequento il terzo anno di scienze biologiche presso l'Università Vanvitelli. Quello che vorrei fare brevemente è raccontarvi un po' la mia esperienza partita dal quinto anno dell'Istituto Tecnico Superiore di Caserta.
e arrivata fino appunto all'ultimo anno dell'Università Vanvitelli, anche se tuttora continua. Io frequentavo un istituto tecnico con una specializzazione in microbiologia e biotecnologie ambientali, quindi avevo già una passione intrinseca per la biologia, comunque materie molto affini come la chimica organica e inorganica. Non è stato questo però a portarmi a scegliere il percorso formativo di scienze biologiche come percorso universitario triennale, piuttosto è stata un'esperienza partita dal quinto anno dell'istituto delle superiori, che continua tutt'oggi. Infatti decisi di partecipare a un concorso internazionale indetto dalla Google e da un'agenzia spaziale indiana privata. Il concorso era spaziale, con altri due miei amici, e l'obiettivo del concorso era progettare qualcosa che potesse aiutare l'essere umano sia nei viaggi spaziali, ma anche per la costruzione e il mantenimento di colonie umane su altri pianeti come Luna o Marte. Portammo al concorso un progetto il cui fine ultimo era l'utilizzo di microrganismi estremofili come scudo contro le radiazioni cosmiche. L'idea viene dal fatto che attualmente gli organismi estremofili sono molto studiati sia in ambito spaziale che in ambito astrobiologico, proprio perché riescono a vivere in ambienti cosiddetti estremi, quindi sottoposti anche ad alte dosi di radiazioni, e si ipotizza che un loro studio a Terra potrebbe comunque rappresentare una parte importante per la ricerca di vita biologica su altri pianeti come Luna o Marte. Partecipammo quindi al concorso, lo vincemmo, e quello fu, diciamo, il fattore determinante che mi spinse a scegliere scienze biologiche. Questo perché? Perché il percorso formativo che offriva e offre tuttora Vanvitelli mi ha permesso non solo di ampliare conoscenze di base che avevo acquistato durante il periodo delle superiori in biologia, in botanica, in chimica, ma mi ha permesso anche di studiare materie molto importanti come fisica e matematica. La vittoria al concorso, inoltre, prevedeva comunque la costruzione di un prototipo funzionante dell'esperimento, quindi prevedeva anche che iniziassi un po' ad avvicinarmi anche all'ambiente laboratoriale. Questo l'ho potuto fare anche grazie ai laboratori che la Vanvitelli offre e anche grazie appunto ai professori che mi hanno aiutato un po' a ampliare conoscenze non solo teoriche ma appunto pratiche. Ad oggi il progetto, che si chiama Altair, è costituito da circa 10 ragazzi, quasi tutti studenti universitari, provenienti da ingegneria aerospaziale, meccanica e anche biologia. Ho partecipato a numerosi concorsi internazionali anche a numerose conferenze in ambito spaziale ed è attualmente finalista a un concorso indetto dall'Agenzia Spaziale Europea. In mano attendiamo il risultato. Nel caso in cui riuscissimo a passare, Altair sarebbe un progetto di ricerca finanziato per 7 anni e avrebbe la possibilità di portare un prototipo funzionante sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma anche sulla Luna e possibilmente su Marte. Ora vi lascio un breve video che i ragazzi del team hanno preparato, giusto per farvi vedere proprio praticamente in cosa consiste il progetto. Okay. Grazie Altea per la tua esperienza e aspettiamo il video. Quindi proprio per dirvi come fin dalle c'è questa continuità tra la scuola superiore e l'università, e lei fin da subito ha avuto la possibilità di accedere ai laboratori e di iniziare a realizzare quella che era l'idea progettuale. Perché come vi dicevo, Altea è iscritta al terzo anno di scienze biologiche, quindi ha una laurea di primo livello, che è quella alla quale potete accedere dopo aver conseguito il diploma. Altea, dimmi se tu al tuo PC già hai condiviso il video. Ok, e intanto ancora no. Io almeno ancora no. Intanto se gli studenti collegati hanno delle domande per quanto riguarda insomma sia il corso di scienze biologiche o anche se vi è chiaro il discorso su quello che è l'accesso ai corsi di studio a numero programmato, se ci sono domande siamo felicissimi di rispondervi, ci potete scrivere in chat oppure insomma intervenire tranquillamente. Allora, Altea, io non lo vedo ancora il video. Tu prova tranquillamente a caricarlo. Intanto noi proseguiamo, sempre rimaniamo nell'ambito della biologia, però vi presenterà ora la sua esperienza una biologa di laurea magistrale.
abbiamo visto con la professoressa Woodruff che c'è un albo B e un albo A per i biologi dovuti al fatto che si abbia conseguito il titolo di primo livello, laurea di primo livello, laurea magistrale. Allora, Lucia Argenziano si è laureata presso il nostro dipartimento pochi mesi fa, a dicembre, discutendo una tesi in biologia molecolare. E, Lucia, dici un poco qual è stata la tua esperienza e soprattutto l'esperienza che Lucia ha potuto fare all'estero con il programma Erasmus che il nostro Ateneo finanzia con delle congrue borse di studio. Intanto mentre Altea prova a caricare il... Allora aspetta Lucia, Altea lo vediamo in questo momento. Un attimo solo così abbiamo modo di... Vai, ha bisogno dei suoi tempi, non c'è problema. Okay. Quindi... abbiamo modo di vedere quella che l'idea riesci progettuale... Riesci anche a sentire? E al momento no, da solo che è in fase di, di presentazione. Vediamo un attimino. Io ne approfitto giusto un attimo per invitare i ragazzi che ci stanno seguendo a rispondere a un questionario di orientamento. Ho messo il link nella chat. Lo trovate? Ci fa piacere. Allora, io rispondo intanto a Antonio Aveta che ha scritto: dopo 3 anni di scienze biologiche è possibile fare la magistrale anche in nutrizione umana, giusto? Sì. Allora, stiamo parlando dell'accesso al corso di scienze degli alimenti della nutrizione umana che presenteremo fra un po'. La risposta è sì, è uno dei corsi di laurea che consente questo accesso. E poi Francesca Magliocca che ci chiede: non bisogna sostenere un TOLC per entrare al corso di laurea in biotecnologie? La risposta è no, perché quest'anno non ci sono i test di ingresso nella versione scritta, ma c'è una pre-immatricolazione che peserà per il 50% e poi il 50% dipenderà dal voto di maturità. Il talk è solo successivo, diciamo così, per verificare eventuali carenze in determinate materie. Non è propedeutico, ecco, all'ingresso, all'iscrizione al corso di laurea. Ok. E poi ci chiedono: i test d'ingresso su quale materie si baseranno, quali libri consigliate? È sempre la stessa risposta, nel senso che non abbiamo test d'ingresso anche per l'anno accademico che inizierà in autunno. Quindi anche per l'anno accademico 2021-2022 non ci saranno test d'ingresso, ma la modalità di accesso di cui vi parlavo prima. E la stessa cosa chiede di Matteo Gabriella, sì, rispondiamo, quest'anno non ci saranno test di ingresso, quindi questa è la domanda sempre più richiesta, e il nostro direttore ha avuto modo di confrontarsi con gli organi collegiali, quindi anche il professor Enrico, non ci sono test di ingresso quest'anno, ma vi dicevo, questa modalità di accesso che tiene conto della pre-immatricolazione, quindi ordine cronologico di presentazione della domanda, mediato con quello che è il risultato del, quindi il voto di maturità, con ovviamente una implementazione per chi ha una valutazione di 100 e 100 e lode. Allora, Altea, intanto che va un po' lentina la cosa, Lucia, dici un pochino, insomma, la tua esperienza nel corso di laurea in biologia, quindi giovanissima laureata e programma Erasmus, vai! Buon pomeriggio a tutti, grazie professoressa Dabrowska per la presentazione. Io sono Lucia Argenziano e, come diceva la professoressa, mi sono laureata il 16 dicembre 2020 al corso di laurea magistrale di biologia. La mia tesi è in biologia molecolare ed è incentrata su un particolare meccanismo di regolazione chiamato CERNET, che coinvolge alcune molecole di RNA e che sembra essere coinvolto nello sviluppo di un tumore, l'epatocarcinoma cellulare. Oggi però, piuttosto che parlarvi del mio lavoro di tesi, preferisco focalizzarmi sul mio percorso universitario, perché anch'io 5 anni fa mi trovavo esattamente come voi, disorientata, spaventata, con gli stessi dubbi. Soprattutto i miei dubbi erano legati al fatto di aver fatto il liceo linguistico, per cui io della biologia sapevo veramente poco, se non nulla, e quindi avevo paura di non essere portata, di non essere capace. Però fortunatamente l'università ha messo a disposizione tutti gli strumenti necessari per conoscere ogni branca della biologia, a partire dalle basi.
dai sistemi vegetali alla chimica, alla biologia molecolare, alla genetica. E io mai mi sarei aspettata di appassionarmi così tanto a qualcosa di cui non avevo alcuna conoscenza. Diciamo che di base l'insegnamento della biologia molecolare fornisce le basi molecolari di tutti i processi biologici e in particolare anche l'approfondimento delle tecniche più innovative in ambito biomolecolare, come la ormai famosissima PCR, gold standard della diagnosi di Covid-19. Diciamo che questo periodo storico così critico comunque ci ha dato modo di avvicinarci a questo campo della biologia, ma soprattutto di capire quanto sia importante. E per quanto riguarda me, la cosa che più mi affascina è il fatto di studiare tutto quello che c'è dietro, quello che definisce un processo fisiologico, così come quello patologico, di studiare il mondo microscopico, fatto anche di tanta immaginazione, ma che poi di immaginazione c'è veramente ben poco, perché tutto quello che si studia poi trova riscontro in laboratorio. Ed è quello che mi è successo poi quando ho iniziato la mia attività di tirocinio, quando ho lavorato per la mia tesi, studiare come un'anomalia in un meccanismo di regolazione possa avere queste conseguenze patologiche come l'insorgenza di un tumore. Questo sì richiede delle basi teoriche alle spalle molto forti, ma deve essere sempre accompagnato da un'intensa attività laboratoriale. E in pratica è quello, di cui quello che si prefigge di fare la ricerca scientifica. E infine ci tengo a precisare, quando vi parlo di mettere a disposizione gli strumenti dell'università e sfruttarli appieno, non parlo solo delle lezioni frontali, dello studio individuale, seminari, progetti, vi parlo anche delle esperienze, come quello dell'Erasmus. Io ho avuto la fortuna di poter studiare all'estero per 6 mesi, e credo sia stata una delle esperienze più belle mai fatte in vita mia, non solo nel campo personale, perché ti forma come persona, ma soprattutto per il mio percorso accademico, perché l'ho completato, ho avuto modo di approcciare e confrontarmi con un metodo di studio e con un approccio alle materie scientifiche completamente diverso. Infine, ragazzi, spero che il mio intervento abbia potuto aprirvi gli occhi e chissà, magari appassionarvi, e vi faccio un grande in bocca al lupo a tutti. Grazie. Ok, grazie a te Lucia, siamo sempre più convinti che la parola degli studenti possa essere esperienza vissuta, esperienza di ragazzi che hanno terminato da poco, quindi noi siamo ovviamente fieri e orgogliosissimi di questi ragazzi che hanno trascorso una parte importante della loro vita, quella che li prepara poi al futuro, insomma, insieme con noi. Ora lasciamo la biologia per spostarci a un ambito di altrettanto interesse, che è quello dell'ambiente, per cui lascio la parola alla professoressa Simona Castaldi, che è referente orientamento del corso di laurea in scienze ambientali, e poi anche qui una voce dal campo. A te Simona. Allora, buongiorno a tutti, vedete la presentazione? È arrivata già? Si sta caricando. Sì, ok. Ok. E ora sì. Ok. Allora, io sono docente di ecologia al corso di laurea in scienze ambientali, vi presento questo corso che non da tutti è conosciuto. Anche questo è un corso triennale, è un corso quindi di base che vi permette poi di accedere alle lauree magistrali, è libero senza numero programmato. E anche qui, se ci dovessimo chiedere perché voglio iscrivermi al corso di laurea in scienze ambientali, perché diciamo che adesso più che mai è chiaro a tutti, non solo agli esperti, ma anche ai giovani che si stanno facendo coinvolgere in attività di sostenibilità, che la sostenibilità è le attività sostenibili sono l'unico modo in cui è possibile lo sviluppo. E dalla sostenibilità del pianeta dipende non solo, non tanto il nostro futuro, che ormai abbiamo un'età, quanto il vostro futuro di persone giovani. Quindi chi si laurea in scienze ambientali si vuole cimentare in questa sfida del secolo e vuole contribuire alla sostenibilità del pianeta. Per le scienze ambientali in che modo differiscono da altri corsi di laurea che sono un po' più tematici? Perché i problemi ambientali sono dei problemi in cui entrano moltissime variabili e sono quindi capire i processi ambientali è un problema complesso, ma anche poterli risolvere. Di conseguenza voi dovete avere un approccio
integrato e multidisciplinare delle conoscenze, perché dovete conoscere tutte le materie che sono coinvolte nello studio dell'ambiente. E, vi faccio una brevissima carrellata di quali sono le tipologie di materie che incontrerete. Allora, innanzitutto dovete avere una comprensione della base di cui è fatta la materia vivente e non vivente. Simona, la presentazione però è ferma, almeno per me alla seconda slide, sì. Sì, scusa un attimo che tolgo la mia immagine, perfetto. Che probabilmente l'immagine rallenta, un secondo. Vediamo un attimo se senza la mia immagine va meglio. Allora, vediamo così. Questa la che cosa vedete? Vediamo primo e secondo anno la slide. Ok, perfetto, dove dovevamo stare, esatto. Ok, quindi che cosa vediamo? Allora, nel primo e nel secondo anno, sia nel primo che nel secondo anno, farete comunque delle materie di base che servono per la comprensione dei principi che regolano la materia. Quindi se voi dovete studiare fenomeni complessi planetari, dovete chiaramente avere delle basi di matematica, di fisica e di chimica, sia generale inorganica che di chimica organica che di chimica fisica. Dopodiché dovete sviluppare le comprensioni di tutte le materie che hanno a che fare con le scienze della Terra e del pianeta, che è sviluppata nel corso dei 3 anni. Quindi la geologia è il modo moderno di rappresentarlo cartograficamente con strumenti digitali, tutte le scienze del suolo, e la fisica terrestre e la geochimica. Dopodiché l'altra componente importante del pianeta ovviamente sono gli organismi viventi, che studiate dalla scala dei fondamenti di biologia, quindi la genetica che ne regola, la biochimica che ne regola i processi, per poi salire di scala e di complessità fino agli ecosistemi, studiando dal microscopico al macroscopico, in quanto sia il macroscopico che il microscopio entrano nella regolazione del pianeta. E nel terzo anno vi specializzate di più sulla parte di tecnologie per la risoluzione di problemi ambientali, quindi avete metodologie chimiche di analisi molecolari, diritto dell'ambiente che è fondamentale per comprendere come potervi muovere nei vari ambiti, la chimica dell'ambiente e la chimica analitica, l'ecologia applicata che applica quindi i concetti generali dell'ecologia per la risoluzione di problemi specifici, principi di valutazione di impatto ambientale, e impianti di trattamento degli effluenti inquinanti come primo approccio che poi viene ulteriormente approfondito nella laurea specialistica. E chiaramente si fa anche il corso di lingua inglese, si fanno degli esami a scelta, c'è un tirocinio e come potete immaginarvi, essendo una laurea che parla di ambiente, avrete sia lezioni frontali, sia esercitazioni di laboratorio, sia molti corsi prevedono anche una parte di lezioni e di formazione direttamente in campo. E quali sono i punti attraenti di una laurea in scienze ambientali? Allora, innanzitutto la sostenibilità, possiamo dire che ormai è una caratteristica imprescindibile di qualsiasi attività produttiva, di servizi e di prodotti, per cui da adesso in poi la comunità europea con il nuovo Green Deal investirà 1.000 miliardi di euro sulla sostenibilità, e si prevede che qualsiasi azienda o qualsiasi ente pubblico abbia un ufficio dedicato alla gestione sostenibile del proprio servizio, dei propri prodotti. Vi fornisce una visione dei problemi ambientali a 360 gradi, che non vi forniscono altre lauree dove pure si toccano problemi ambientali, ma qui potete avere tutte le componenti che vi servono per capire l'ambiente. Facciamo tante attività di campo per comprendere la natura, potete cimentarvi da subito anche con delle tesi sperimentali che facciamo fare agli studenti di campo, grazie al numero relativamente esiguo degli studenti che quindi possiamo seguire molto bene, l'accesso è libero, e avete un'ampia preparazione di base, avete visto quante materie, con la possibilità di specializzarvi quindi ulteriormente su tematiche ambientali specifiche in corsi di laurea che possiamo offrire noi, ma che possono poi offrire anche altre università. Gli sbocchi professionali in laurea di scienze ambientali sono tanti e sono sempre più parte delle nuove professioni che stanno nascendo con queste figure del manager ambientale, quindi coprono analisi, monitoraggio e prevenzione del rischio ambientale, conservazione, gestione, per esempio il lavoro che si potrebbe fare nei parchi,
intervento di controllo e risanamento di aree inquinate, gestioni e razionalizzazione di tutta la catena e il ciclo dei rifiuti, contributo scientifico a iniziative di politica ambientale, attività nel campo del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, consulenti ambientali di imprese ed enti nazionali, internazionali, ma anche locali, e ovviamente attività di formazione ed educazione ambientale. Questo quindi ha una collocazione sia negli enti pubblici che negli enti privati. E il laureato in scienze ambientali può anche fare degli esami, integrare degli esami extra e iscriversi anche ad altri albi, tra cui quello del biologo, gli agrotecnici, gli architetti pianificatori e paesaggisti e poi altri, chiaramente per le lauree magistrali. Noi come Dipartimento offriamo a seguire la laurea in scienze ambientali la laurea in scienze tecnologie per l'ambiente e il territorio, dove approfondiamo ulteriormente in maniera ancora più applicativa i temi di gestione ambientale che abbiamo offerto nella laurea triennale. E anche qui chiaramente se volete le informazioni sono sul sito, andate sulla descrizione delle scienze ambientali del DISTABIF, troverete sul sito dell'orientamento i referenti per l'orientamento delle scienze ambientali. E interrompo la condivisione perché cederei la parola alla dottoressa Elisa Nero, che è stata una nostra studentessa sia di laurea triennale che di laurea specialistica, poi fatto un dottorato sempre a carattere ambientale presso il Federico II e poi ha continuato la sua carriera nel campo appunto ambientale. È oggi istruttore e direttore tecnico ambientale presso il comune di Marcianise. E quindi vi racconterà un po' la sua esperienza di cosa gli è servito, com'è stato quindi questo percorso nelle scienze ambientali. Lascio la parola ad Elisa. Buonasera a tutti, ringrazio per avermi invitato qui a parlare agli studenti di quella che è stata la mia esperienza, non solo da studente ma anche adesso da lavoratore. Allora, come ha già abbondantemente illustrato la professoressa Castaldi, questo è un corso di laurea che io non definirei attuale, ma proiettato al futuro, perché appunto adesso la coscienza nei confronti di quelle che sono le problematiche ambientali è molto più sviluppata, molto più affermata, e tutti abbiamo accesso a una serie di informazioni e notizie a carattere immediato. Quindi è facile immaginare anche come il mondo del lavoro sia aperto a questa figura professionale. Questo era un input che già io, quando dovevo fare la scelta di quale facoltà frequentare, ho ricevuto, e proprio grazie anche all'orientamento che seguì al suo tempo presso il Dipartimento. Ci fu appunto presentato questo corso di laurea che ci offriva tante possibilità e quindi vedere anche da vicino i luoghi che avremmo frequentato, i laboratori, fu sicuramente di grande ispirazione. Ovviamente c'era già da parte mia un forte interesse presso queste tematiche, perché ho sempre visto il problema ambientale non tanto come un problema degli altri, ma quanto un problema in prima persona mio, quindi che ognuno con delle piccole azioni anche nella vita quotidiana deve affrontare. Il corso di studio è stato interessantissimo e vorrei aggiungere una piccola cosa, che l'aspetto multidisciplinare di questo corso di laurea io penso che sia un gran punto di forza, perché dallo studente la possibilità di approcciarsi con diverse discipline scientifiche e quindi di dare la possibilità anche di capire quale potrebbe essere il campo di specializzazione futuro, perché appunto non è settoriale ma si vanno ad analizzare dal punto di vista di tutte le discipline scientifiche le tematiche ambientali, quindi questo può essere un fattore di interesse in più anche per gli studenti che attualmente possono avere un po' di indecisione su quelle che sono le materie di interesse, un po' come era per me quando ero ancora studente del liceo.
Come ho sfruttato la mia laurea nel percorso lavorativo? Finito il dottorato di ricerca, mi sono subito messa appunto alla ricerca di un lavoro e ho lavorato dapprima per 2 anni come consulente ambientale in una società di servizi, quindi mi occupavo per conto della società in cui lavoravo di gestire alcune pratiche a livello ambientale per le aziende. Che possono essere per esempio la gestione dei rifiuti piuttosto che supportare gli imprenditori nella presentazione di pratiche per ricevere le autorizzazioni di carattere ambientale. Dopodiché ho partecipato ad un concorso pubblico appunto presso il Comune di Marcianise per questa figura di istruttore direttivo tecnico ambientale ed era un concorso aperto soltanto o ai laureati magistrali in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio oppure agli ingegneri ambientali. Voglio spezzare una lancia a favore di questo corso di laurea ulteriormente perché io avevo molte più conoscenze di base che mi sono servite per superare le prove selettive rispetto ad un ingegnere. Basti pensare che, per esempio, nel corso di laurea di ingegneria non viene assolutamente affrontata non viene fatto nessun esame sul diritto dell'ambiente, cosa che è sicuramente uno strumento fondamentale per il lavoro futuro, sia che si lavori nel privato che si lavori nel pubblico, competenze che invece io avevo comunque in parte acquisito già durante il corso di studi. Cosa dire ancora? Aggiungo soltanto che tutte le conoscenze che io ho acquisito, le competenze che ho acquisito durante il corso di studio mi sono risultate utili appunto nel lavoro, proprio perché non solo per le discipline che sono state diciamo oggetto di insegnamento, ma anche proprio per la multidisciplinarità che viene conferita a questo corso di studi. Quindi delle competenze in diverse discipline scientifiche dà la possibilità di dialogare con tutti gli altri professionisti del settore, quindi avete veramente le capacità e le competenze non solo di svolgere il vostro lavoro, ma anche di comprendere quello che gli altri professionisti dicono, che non è una cosa banale, perché appunto formare delle figure che siano complete o comunque che abbiano un modo di interagire e di comunicare con gli altri non è semplice. Le figure dei laureati in scienze ambientali ad oggi sono sempre più richieste, appunto, come dicevo, nel mondo del lavoro, proprio perché se da una parte ci sono, ad esempio, delle aziende hanno sempre di più degli obblighi che devono rispettare dal punto di vista ambientale e sono delle mansioni talmente specifiche che ovviamente loro preferiscono affidare ad una persona esperta, un professionista esperto, che può essere sia in all'interno dell'azienda oppure come libero professionista e quindi che svolge queste attività per diverse tipologie di aziende. Questi sono soltanto alcuni degli sbocchi occupazionali e vi ripeto, comunque è un corso di laurea che guarda al futuro, quindi sono delle figure professionali che sempre più vengono richieste e sicuramente saranno richieste nel mercato futuro. Se avete qualsiasi domanda, ovviamente siamo grazie, qui Lisa. Anche a rispondere. Grazie mille Lisa, grazie mille per la tua testimonianza, veramente in pratica delle cose che fai ogni giorno. Brigida, lascio a te la parola. Sì, d'accordo. Allora, ci spostiamo ora dall'ambito ambientale all'ambito dell'agronomia e quindi nelle scienze agrarie e forestali. Questo è l'ultimo corso di laurea, il più giovane nato presso il nostro dipartimento e quest'anno è in corso il primo anno e lascio la parola alla professoressa Carillo che ci introdurrà al corso di laurea in scienze agrarie e forestali. Il corso di laurea in scienze agrarie e forestali, come quello in scienze ambientali, sono ad accesso libero. A te Petronio, già vediamo la tua presentazione, ok. Petroni all'audio. Sì, solo questo. Ok, mi date? Ok, sì, vai. Okay. Sì, privato. Sì, se ricondividi un attimo ora. Ok.
mi date dopo un input per capire se le slide girano oppure no, perché prima sì, sì, che sì. Girano, girano, Petronia, girano. Ok, ok, grazie. L'ex nostra studentessa di scienze ambientali di prima ha detto che scienze ambientali guarda al futuro. Devo dire che scienze agrarie in realtà guarda al presente, allo sviluppo sostenibile del territorio. Questo è il nostro nuovo corso di studi ed è un corso di laurea triennale interateneo con l'Università di Napoli Federico II. Questo significa che una parte degli esami verrà tenuta da docenti della Federico II e alla fine il titolo di studio che otterranno gli studenti sarà un doppio titolo, cioè sia dalla nostra Università Vanvitelli che sia dalla Federico II. È un corso di 3 anni, di 180 crediti, ad accesso libero, quindi non programmato. Il settore agroalimentare e forestale, nonostante la crisi della pandemia, dovuta alla pandemia, è comunque in ripresa, è uno degli unici settori fortemente in ripresa. Le imprese italiane coinvolte nel settore agroalimentare e forestale sono circa 2 milioni e contribuiscono al 9% del PIL, il 15% se si considera tutto l'indotto, compreso le imprese di trasformazione, trasporto e vendita. Sono circa 3,2 milioni i lavoratori nell'intera filiera e corrispondono al 14% degli occupati italiani. È importantissimo dire che i laureati in scienze agrarie a 5 anni dal conseguimento del titolo sono terzi soltanto dopo ingegneria e medicina per numero di occupati. Ed infatti, soprattutto in Campania, la percentuale di occupazione riguardante questo ambito lavorativo è più alta che nelle altre regioni del 3,9%. In Campania e in particolare nella provincia di Caserta, al 2018 erano censite circa 77.000 aziende, la maggior parte delle quali a manodopera familiare. Questo significa che la figura di tecnico agronomo e forestale è una figura richiesta in questo ambito lavorativo e soprattutto è necessaria una figura nuova e dinamica che sappia conciliare le attività tradizionali delle aziende con le nuove necessità ambientali. Il corso, come vi ho detto prima, si articola su 180 crediti formativi. Ci saranno lezioni frontali e in particolare al primo anno abbiamo corsi di base come la matematica, la chimica generale inorganica, la botanica, la fisica con laboratorio di informatica, la chimica organica, l'inglese, ma anche due corsi di diritto agrario e gestione delle risorse idriche. Al secondo anno troviamo quasi tutti esami caratterizzanti come la genetica agraria, la scienza del suolo, gestione delle risorse forestali, agronomia e coltivazione erbacea e due corsi affini come biochimica e microbiologia ed ecologia generale e biometria. Al terzo anno troviamo corsi erogati per la maggior parte da docenti della Federico II come economia ed estimo rurale e forestale, entomologia agraria, patologia vegetale, ma arboricoltura generale e coltivazione arborea e corsi affini di ecologia applicata e gestione sostenibile di scarti e reflui agricoli. Naturalmente al terzo anno si avrà anche la possibilità di effettuare il tirocinio presso aziende ed enti convenzionati. Quali sono i punti di forza di scienze agrarie e forestali? Il punto di forza fondamentale è certamente quello che tutti i corsi caratterizzanti prevederanno esercitazioni in campo. I corsi affini, di cui vi ho già parlato, contribuiranno ad inquadrare questo corso di studio in un'ottica di gestione sostenibile di risorse e territorio. E questo consente al corso di avere un'ulteriore modernità. Le attività di tirocinio si svolgeranno all'esterno della struttura universitaria presso aziende, enti convenzionati, direttamente coinvolti nel mondo dell'agronomia e della gestione forestale. Inoltre è importantissimo per coloro che non possono seguire i corsi a tempo pieno, c'è la possibilità di scegliere un percorso
rallentato a 4, 5 o 6 anni con uno stesso numero di esami e le tasse spalmate su più anni. Quindi la possibilità di seguire in più anni pagando la stessa cifra e avendo un percorso personalizzato. L'esame di laurea consentirà di acquisire il titolo di dottore in scienze agrarie e forestali e garantirà al laureato le conoscenze necessarie per sostenere e superare l'esame di abilitazione alla professione di agronomo e forestale junior e di tecnico agrario laureato e agrotecnico laureato. Questo consentirà al laureato abilitato di esercitare la professione di tecnico agronomo, tecnico forestale o di imprenditore responsabile di piccole aziende, potendo lavorare sia in aziende tecnico-commerciali che forniscono beni e servizi alle aziende agricole, sia in enti pubblici come regioni, comuni, comunità montane, associazioni professionali, aziende della distribuzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, aziende forestali e silvopastorali, ma anche studi professionali e di consulenza agronomica, nonché in ONG impegnati in progetto di sviluppo agronomico e forestale. Il laureato inoltre potrà naturalmente iscriversi a qualsiasi laurea magistrale della classe LM6, raggruppata sotto il nome generale di agraria, ma anche al corso di studi in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio che è presente nel nostro dipartimento. Se volete ulteriori informazioni, potete naturalmente rivolgervi al nostro referente dell'orientamento, professoressa Brigida Dabrowska, potete rivolgervi a me, Petronia Carillo, o alla professoressa Giovanna Battivaglia, che siamo referenti dell'orientamento per le scienze agrarie e forestali, o anche contattare, consultare il nostro sito del corso di laurea in scienze agrarie e forestali. Vi aspetto in chat e naturalmente vi ringrazio per l'attenzione. Ok, grazie a te Petronia. Intanto noi in chat vi stiamo inviando i link ai vari corsi di studio man mano che li presentiamo e soprattutto c'è anche il questionario relativo a questo evento di orientamento. È semplicissimo da compilare, dovete solo indicare nel primo menu a tendina che l'evento è un evento di Ateneo. Se ci sono difficoltà nel compilarlo, scriveteci tranquillamente in chat e il link che ha condiviso ora il dottor Macri dell'ufficio orientamento. Posso introdurre io? Vai, perfetto, questo volevo dire, perché anche qui la voce dal campo. Vai. La presentazione successiva sarà della dottoressa Giovanna Marta Fusco, che è una dottoranda del corso di dottorato in ambiente, design e innovazione della nostra università e che si occupa di un argomento di ricerca inerente al miglioramento della produttività in campo agronomico, quindi un tema strettamente inerente al corso di scienze agrarie e forestali. Prego Giovanna. Salve. Giovanna, devi condividere la presentazione. Un secondo. Riuscite a vedere il video? Sì. Ok. Però non parte, non è ancora partito. Sì. Prova a cliccare al... Dovrebbe essere partito, sì. Okay. Allora, per quanto riguarda invece il laboratorio di fisiologia vegetale, si studia la fisiologia delle piante coltivate e di post-raccolta, e in particolare ci occupiamo di quelli che sono i meccanismi fisiologici implicati nelle risposte di specie modello e soprattutto di interesse agronomico a quelle che sono modifiche ambientali, tipo di coltivazione, fertilizzazione, irrigazione, stress abiotici e biotici. Studiamo gli effetti di carenza di nutrienti, salinità e siccità sul metabolismo e sul profilo metabolico delle piante, e questo grazie allo sviluppo di metodi ad alta prestazione che prevedono l'analisi di un elevato numero di campioni in tempi molto ridotti a partire da piccole quantità di materiale. Inoltre in specie ortive e da frutto effettuiamo anche una determinazione quali e quantitativa dei principali composti a valenza nutrizionale e nutraceutica,
e macro e micronutrienti grazie a dei metodi standardizzati e innovativi. Inoltre collaboriamo con numerose università, sia italiane che straniere, come l'INRA di Bordeaux e il Max Planck situato a Potsdam in Germania e il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. In laboratorio cosa viene fatto? Una volta coltivati i campioni e raccolti, questi vengono immediatamente congelati in azoto liquido, che ha una temperatura che si aggira tra i meno 195 e i meno 200 gradi, ed il quale viene appunto utilizzato proprio per la conservazione del materiale biologico di origine biologica per lunghi periodi. I campioni sono successivamente polverizzati, come è possibile vedere dal osservare in video, con, sempre in azoto liquido con l'aiuto di un mortaio e di un pestello. Il mortaio e il pestello vengono dapprima raffreddati in azoto in modo che il campione, una volta a contatto con essi, non venga poi scongelato e conservi le sue caratteristiche. Una volta polverizzati, i campioni poi vengono aliquotati, quindi vengono pesati all'interno di una Eppendorf posta su questa bilancia ad alte prestazioni che vedete in video. Dopodiché i campioni subiscono un'estrazione che varierà a seconda del tipo di protocollo e quindi di saggio che si sta effettuando, il tutto sempre sotto cappa. Una volta effettuata l'estrazione, il campione viene vortexato, quindi viene miscelato, dopodiché caricato in centrifuga. Una volta caricati in centrifuga ed aver settato tempo, velocità e temperatura, essa può essere avviata. E al termine della centrifuga si otterrà una netta separazione tra il pellet ed il surnatante. Una volta ottenuto il surnatante, una parte di esso viene caricato in una microplate da 96 pozzetti, il tutto eseguito sempre sotto cappa, come l'estrazione precedente. Caricata la microplate, essa viene letta allo spettrofotometro a diverse lunghezze d'onda, sempre in base al tipo di protocollo e disagio che si sta appunto effettuando. Oltre però alle analisi con lo spettrofotometro, effettuiamo anche delle analisi all'interno del laboratorio di fisiologia vegetale del contenuto minerale, e questo attraverso una cromatografia a scambio ionico con Dionex. Essa è provvista di due diverse colonne, una per anioni e una per cationi, ed il metodo analitico si basa sullo scambio ionico tra una fase mobile, costituita dall'eluente che trasporta il campione, e una fase stazionaria allo stato solido. Con il Dionex inoltre è possibile anche determinare il contenuto degli zuccheri, sempre però attraverso un'apposita colonna. Infine, nel laboratorio di fisiologia vegetale è anche presente un HPLC, mostrato in video, che serve appunto per la determinazione del contenuto di amminoacidi liberi all'interno del campione. In particolare vengono analizzati 20 microlitri di campione, quindi 20 microlitri di campione previa estrazione, subito dopo essere stati aliquotati. E il campione in particolare viene derivatizzato con l'OPA, che è presente sempre in video all'interno di una vaia alzambrata in quanto molto fotosensibile. Al termine della corsa cromatografica, quello che si otterrà sarà un cromatogramma che verrà integrato attraverso l'aiuto di uno standard di riferimento, in modo da determinare poi l'effettivo contenuto di amminoacidi liberi presenti all'interno di ogni singolo campione. Ok. Grazie Giovanna, che ci ha dato la possibilità di entrare proprio in un laboratorio di ricerca. Come vi dicevo ragazzi all'inizio, i dottorandi sono degli studenti che stanno continuando il loro percorso di formazione, oltre quella che è la laurea di secondo livello. Quindi grazie a Giovanna ci ha portato in una fase applicativa di quelle che sono degli studi nell'ambito dell'agraria e soprattutto uno split in una panoramica velocissima in un laboratorio di ricerca. Se avete domande fatele tranquillamente, intervenite. E intanto vi introduco la presentazione del corso di laurea in biotecnologie, un corso di laurea a numero programmato che ci farà il professore Luigi Russo. Luigi, a te. Ok, grazie Brigida. Un attimo solo che cerco di condividere. Dovrebbe funzionare. Riuscite a vedere la presentazione? Sì. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Come diceva la professoressa Dabrowska, andrò a presentare un po'
il corso di laurea in biotecnologie, quello triennale, e poi darò soltanto un piccolo accenno sul corso di laurea magistrale in molecolare biotecnologia, ma giusto un'introduzione. Il corso di laurea in biotecnologie, come già detto nell'introduzione del nostro dipartimento, è un corso di laurea triennale ed è a numero programmato, quindi significa che a settembre ci sono dei una selezione per un certo numero di posti. Ha un bisogno nella durata dei 3 anni raggiungere un tetto di CFU che di 180, però nella mia presentazione voglio evidenziare le motivazioni che possono portare a scegliere il corso di laurea in biotecnologie. La differenza sostanziale è che, come detto dalla mia collega, la professoressa Woodrow, la biologia studia gli esseri viventi, invece le biotecnologie studiano come utilizzare esseri viventi per poter produrre beni e servizi. È chiaro quindi che il laureato in biotecnologie deve avere una preparazione globale, quindi deve avere quella multidisciplinarità in grado di affrontare le varie esigenze, proprio perché il campo di applicazione delle biotecnologie è estremamente ampio. Si può passare dallo sviluppo di nuovi fertilizzanti, per esempio, nuovi tessuti, nuove vernici, ma anche nel campo alimentare. Quindi, dicevamo, il laureato in biotecnologie triennale deve avere uno sguardo completo. Infatti il corso di laurea in biotecnologia del nostro dipartimento è stato costruito proprio per poter dare le basi in modo da poter subito entrare nel mondo del lavoro dopo la triennale, oppure poi continuare scegliendo un percorso, continuando il percorso accademico, scegliendo un corso di laurea magistrale. Dicevamo quindi che gli insegnamenti fondamentali del primo anno rappresentano proprio la formazione di base di uno scienziato, oppure Simone, le slide. No, non le sto muovendo. Cioè, riuscite a vedere adesso? È presente, stai ancora sulla prima slide. Ah, non so se... scusa. Ok, non ti preoccupare. Forse vuole adesso... l'abilità modifica. E partire con la presentazione, proprio. Aspetta un attimo. Ok, sì, prof. Ha cambiato slide in presentazione. Adesso riuscite a vedere? Sì. Ok. Le slide si muovono, giusto? Sì, si muovono in modo fluido. Ok, dicevamo quindi che uno sguardo globale, multidisciplinare, si parte dal primo anno con materie come istituzioni di matematica, la chimica generale, la biologia, chimica organica, la fisica generale, la biologia vegetale. Poi man mano si passa al secondo anno con materie più specializzanti come la chimica fisica, biochimica, economia, fisiologia, chimica del suolo, microbiologia genetica, biologia cellulare, per poi arrivare al terzo anno che a cui fanno riferimento le materie, diciamo così, più specializzanti come la patologia, la farmacologia, l'ecologia, che possono essere affrontate giusto avendo le nozioni di base che lo studente ha recepito durante i primi 2 anni. La cosa importante, e secondo me il punto di forza del corso di laurea in biotecnologie del nostro dipartimento, è che proprio sfruttando le innumerevoli strutture del dipartimento, quindi tanti laboratori, il corso di laurea in biotecnologie è stato costruito in modo da sì dare le nozioni, quindi la preparazione da un punto di vista teorico, ma affiancando pure un'intensa attività di laboratorio. Infatti, durante il corso di laurea sarà possibile sia effettuare delle attività scelte, quindi riuscire a personalizzare il proprio corso di studio, ma ci saranno delle innumerevoli attività sperimentali in laboratorio. Inoltre sarà possibile durante il percorso formativo effettuare un tirocinio sia presso delle aziende private, ma anche nel pubblico.
Abbiamo diversi programmi che consentono lo svolgimento di attività di tirocinio presso aziende private, come per esempio la Patheon, oggi chiamata Thermo Fisher, e poi il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Alla fine del percorso di studio, lo studente dovrà svolgere un lavoro di tesi, che è un'intensa, può scegliere un percorso di tesi sperimentale con un'intensa attività di laboratorio, e fino poi ad arrivare al conseguimento della laurea in biotecnologie. Ma vediamo un po' alla descrizione della figura professionale del laureato in biotecnologie. Come dicevamo, laureato in biotecnologie può trovare lavoro, quindi è una figura professionale che ha diversi ambiti, diciamo così, sia da un punto di vista del pubblico che del privato. Può svolgere diverse funzioni come tecnico nei laboratori di ricerca sia privati che del pubblico, quindi trovare lavoro in aziende, enti ospedalieri, industrie che lavorano nel comparto delle biotecnologie e ovviamente nell'ambito universitario. Quindi dicevamo diversi sbocchi occupazionali sia nel pubblico che nel privato, sia in aziende che lavorano nel campo delle biotecnologie, ma anche aziende che lavorano nel campo farmaceutico. Ovviamente finito il percorso triennale si può scegliere di continuare con il corso di laurea magistrale, che è prettamente un corso di laurea in lingua inglese, è stato costruito totalmente in lingua inglese questo corso di laurea proprio per andare incontro alle esigenze di diverse aziende con cui abbiamo diverse cooperazioni e in cui è possibile poi svolgere attività di tirocinio. Proprio perché in questo modo i ragazzi laureati in molecola e biotecnologia hanno anche questo, diciamo così, quest'arma in più che è la conoscenza dell'inglese, perché ormai, specialmente nel campo delle biotecnologie, noi non dobbiamo più pensare al campo nazionale, ma dobbiamo espandere le nostre vedute ad un campo europeo, addirittura appunto poi mondiale. Ovviamente per qualsiasi informazione è chiaro che vi aspettiamo, però per qualsiasi informazione potete contattare direttamente il presidente del corso di laurea, del professore Roberto Fattorusso, o contattare i tutor del corso come la professoressa Margherita Sacco e la professoressa Rosalba Senise, o scrivere direttamente a me, che sono il referente dell'orientamento per i corsi di laurea in molecola biotechnology e biotecnologie. Il mio indirizzo email è luigi.russo2@unicampania.it, e poi ovviamente tutte le informazioni relative poi a tutti i corsi di laurea che fanno riferimento proprio al Distabif li potete trovare all'orientamento distabif@unicampania.it, didattica modulo distabif@unicampania.it per chiedere informazioni, oppure chiedete poi alla professoressa Brigida Grossa, che rappresenta il referente dell'orientamento del nostro dipartimento. Grazie a voi per l'attenzione, e poi per qualsiasi altro informazioni mi potete contattare via chat. Buon pomeriggio. Grazie a te Luigi per la presentazione. Intanto io rispondo a una domanda che è stata fatta da Biancardolino, che chiedeva in pratica se l'iscrizione alla magistrale prevede un recupero di esami. In realtà il discorso è, va visto caso per caso, spiego per quale motivo. Prima abbiamo detto che i percorsi triennali sono 180 CFU, quindi ci sono diversi tipi di esami con un certo numero di crediti. Nel momento in cui ci si iscrive ad una magistrale bisogna vedere se i requisiti d'ingresso sono rispettati. Vi faccio un esempio: il corso di laurea in scienze ambientali non tratta della fisiologia generale. Per iscriversi al corso di laurea magistrale in biologia o in scienze degli alimenti e della nutrizione umana c'è bisogno di alcuni crediti di questa materia, quindi sarà recuperato esclusivamente quell'esame.
oppure in altri casi bisogna integrare, quindi fare dei colloqui integrativi, oppure ci sono dei corsi di laurea che non necessitano di recupero. La biologia non necessita di recupero per chi viene dalle scienze biologiche, idem ci si iscrive a Sano senza recuperare perché è laureato in biotech o in scienze biologiche. Chi si iscrive a STAT e viene da agraria o da scienze ambientali non ha da recuperare. Quindi questo era quello che vi dicevamo, dipende un pochino dai casi. Ora, prima di andare avanti, ci spostiamo in un laboratorio didattico. Siamo nel laboratorio didattico di chimica. Prima vi abbiamo mostrato nel video e nella presentazione qualche immagine e ora invece sono collegate dal laboratorio didattico Gentile, Maria Teresa Gentile, con delle dottorande, e vi vogliamo far vedere un piccolo assaggio di questo laboratorio didattico, che è quello che utilizzano gli studenti per esercitazioni didattiche. Maria Teresa, Giovanna, a voi. Buon pomeriggio a tutti, mi sentite da qua giù? Ci troviamo nel... Sì, forte e chiaro. Sì, nel laboratorio di chimica 1 del Dipartimento di Scienze Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, ed è il luogo dove gli studenti dei nostri corsi di studi entrano quasi subito dopo l'iscrizione. Sin dai primi anni del corsi di laurea, di tutti i corsi di laurea dei nostri dipartimenti, gli studenti cominciano a frequentare questi laboratori didattici per prendere immediatamente confidenza con le strumentazioni che poi utilizzeranno in futuro in qualsiasi ambito lavorativo essi entreranno a far parte, quindi sia di ricerca che di analisi che di sintesi, ma anche nei laboratori che didattici delle scuole, qualora essi volessero fare gli insegnanti. Quindi adesso con Giovanna Valentino, dottoressa Giovanna Valentino, che è una studentessa del dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e che appunto un livello superiore di istruzione successivo alla laurea magistrale, vi mostriamo il laboratorio di chimica, che è un laboratorio in cui vi sono, spero di inquadrare bene, 34 postazioni singole in cui ciascuno studente può lavorare e diciamo ciascuno studente ha a disposizione tutte le strumentazioni e tutto l'equipaggiamento che è necessario per fare appunto degli esperimenti. E quello che viene fatto durante le esercitazioni affinché appunto lo studente possa apprendere sia dai primi anni la manualità necessaria per lavorare in laboratorio. Quindi in questo laboratorio vedete questi banchi che sono equipaggiati, ci sono bilance, ci sono... Hai spento il microfono, Maria Teresa? Ecco qua, scusatemi. Perfetto. È dotato degli armadi, ecco come questo, in cui sono contenute le i reagenti che possono essere tossici e quindi devono essere chiusi in armadi di sicurezza, ma ci sono anche tutto quello che serve ad uno studente per appunto lavorare in tutta sicurezza. Per questo adesso ci spostiamo nel laboratorio di chimica 2, che è invece equipaggiato con 16 postazioni con cappe come questa. Queste sono cappe aspiranti in cui tutto quello, la vedete bene? Tutto quello che si lavora quindi in questa postazione e l'aria che viene, che si trova sotto questa cappa viene aspirata, così che tutto quello che viene svolto e tutto quello che si libera durante le reazioni chimiche che vengono svolte in quest'area
area vengono aspirate e eventuali sostanze tossiche che possono essere prodotte durante le reazioni chimiche non vengono a contatto con gli studenti che possono lavorare in tutta sicurezza. Solo una cosa di integrazione, insomma, di Maria Teresa. Sì. Loro sono passati da una struttura laboratoriale, quella che prima abbiamo definito laboratorio didattico 1, al laboratorio didattico 2. Sì. Nel laboratorio didattico 1 si svolgono tipo esercitazioni della chimica generale, ma anche delle tecnologie farmaceutiche, se non erro, mentre nel laboratorio del didattico di chimica 2, dove abbiamo visto che ogni banco è completamente cappato, vengono svolte le esercitazioni della chimica organica, della chimica farmaceutica. Ok, sì. Quindi sono dei laboratori fruibili ovviamente da tutti i corsi di laurea che prevedono esercitazioni in queste discipline. Ecco, questo stavo per dirlo nell'introdurre, poi la professoressa D'Angelo che dopo di me presenterà infatti il... poi ve lo spiegherò meglio contestualizzando in base agli esami. Esatto. Quindi vi presento altre due dottorande, cioè altre due studentesse del dottorato di ricerca in scienze biomolecolari che stanno appunto lavorando sotto un ambiente cappato, sotto cappa, e possono spiegarci che cosa stanno facendo. Salve, io sono Alessandra, lei è Antonia. Salve. Siamo del corso di dottorato di scienze biomolecolari, io faccio un dottorato in chimica organica. Lei... Io in chimica farmaceutica sintetica. Ci occupiamo di sintesi chimica, cioè lavoriamo in fase solida per costruire e sintetizzare in questo caso peptidi. Adesso stiamo facendo una sequenza che agisce su recettori sulla della melanocortina. E quello che facciamo praticamente è sintetizzare una sequenza di aminoacidi, infatti un peptide è una sequenza aminoacidica più breve di una proteina, in fase solido utilizzando, cioè, un supporto di resina che in un secondo momento andremo a staccare dal peptide in modo tale da averlo non più in fase solida ma in soluzione in un secondo momento se dobbiamo fare altri tipi di reazione. Adesso possiamo far vedere un saggio con me. Grazie a Giovanna e ad Antonia ed Alessandra. Io a questo punto passerei appunto la parola alla professoressa D'Angelo che quindi illustrerà l'offerta riguardante il corso di laurea a ciclo unico in farmacia e vi spiegherà meglio come questi laboratori verranno utilizzati appunto dello studente di farmacia. Grazie per l'attenzione e passo la parola quindi alla professoressa D'Angelo. Grazie Maria Teresa. Allora. Probabilmente devo condividere tutto lo schermo. Allora, intanto ricordo agli studenti collegati di formularci le loro domande tranquillamente, di compilare il questionario. Ecco qui. Allora, Ivana, noi lo vediamo? Sì, vedete la mia presentazione? Sì. Ok. Lascia la parola. Grazie Brigida, grazie Maria Teresa che vi ha fatto già vedere parte, diciamo, vi hanno già illustrato tutti il dipartimento e Maria Teresa, la professoressa Gentile, vi ha già introdotto in parte anche nel mondo della farmacia. Come vi è stato accennato prima, il corso di laurea magistrale in farmacia è magistrale a ciclo unico, significa che per questo corso di laurea non sono previsti 3 anni da implementare poi con 2 anni successivi, ma ci si laurea solo dopo 5 anni di corso, quindi è un ciclo, per questo viene definito ciclo unico, non c'è, diciamo, questa tappa intermedia dei 3 anni. È un corso di laurea a ciclo unico in tutta Italia, quindi è in forma nazionale organizzato in questo modo, e il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di formare nuovi professionisti del farmaco, infatti i laureati in farmacia saranno e sono considerati gli esperti del farmaco. Le discipline che verranno affrontate durante questo corso di studi sono volte proprio ad implementare alcune conoscenze che probabilmente per gran parte degli studenti che si apprestano, insomma,
ma allo studio della farmacia sono già note, sono materie abbastanza conosciute che si studiano molto spesso nelle scuole superiori, ovvero la chimica, la biologia, e nella fase successiva ovviamente c'è uno studio molto più approfondito su alcuni aspetti che sono i tipici aspetti del farmaco, in modo da poter formare una figura professionale che sia competente nella scoperta dei nuovi farmaci, nella produzione dei farmaci e nella fase di controllo dei farmaci stessi. Penso che in questo periodo di pandemia, con quello che si sente, diciamo, anche dai mass media in generale, dalle televisioni, dai giornali, il concetto di controllo di qualità di un farmaco è ormai un concetto, diciamo, abbastanza fruibile da tutti. Se ne sente parlare in continuazione con l'immissione in commercio dei nuovi vaccini, e penso che ormai tutti ormai conosciamo gli enti di riferimento. Si parla sempre di EMA, si parla sempre di AIFA, e queste strutture sono appunto le strutture a cui responsabili proprio dell'immissione in commercio dei farmaci e del controllo dei farmaci sul territorio nazionale. E all'interno di queste strutture ovviamente la figura del farmacista è la figura di più ampio riferimento, insieme ovviamente alle figure mediche, proprio perché il farmacista, il laureato in farmacia, è l'esperto del farmaco. Per quanto riguarda le attività, quindi gli esami che si sostengono, parlandoci in modo molto semplice, durante il corso di studi in farmacia, vengono divisi in tre grandi categorie. Attività che vengono definite formative di base, che si effettuano prevalentemente nei primi anni del corso di studi, quindi dal primo al secondo, qualcosa forse anche al terzo anno, e sono le attività di cui parlavamo prima, che bene o male sono materie più o meno conosciute, ovviamente, che verranno approfondite, affrontate in modo molto più approfondito. Si studierà la matematica, si studierà la fisica, la biologia, la chimica, moltissima chimica, perché i farmaci sono sostanzialmente il frutto di uno studio chimico, la biochimica, ancora però anche l'anatomia, quindi lo studio anche del funzionamento del corpo umano, e la fisiopatologia, quindi come funziona in modo non patologico e in modo patologico, in modo tale da poter capire come vengono inquadrati poi i farmaci nella loro attività. La microbiologia, anche una materia che va studiata nei primi anni, e la lingua inglese, allo scopo anche di comprendere i testi scientifici internazionali, quindi volta più che altro all'approfondimento dell'inglese scientifico. Poi ci sono le materie professionalizzanti, a partire già dal secondo anno cominciano ad essere introdotte alcune materie che vengono definite appunto professionalizzanti, ovvero che determinano la formazione poi del farmacista. Quindi le materie prevalentemente del campo chimico-farmaceutico, farmacologico e tecnologico-formulativo e anche legislativo. Nello specifico abbiamo ovviamente le analisi dei medicinali, l'analisi quali quantitativa dei farmaci, la chimica farmaceutica, che studia invece la relazione che c'è fra la struttura di un farmaco da un punto di vista chimico e la sua attività, la farmacologia, che è lo studio invece dell'interazione all'interno del corpo umano, l'attività che può avere un farmaco una volta che è stato somministrato, quindi come agisce un farmaco, e la tecnologia farmaceutica, che è la materia di cui tra l'altro mi occupo io personalmente, che è invece lo studio delle formulazioni farmaceutiche, ovvero come allestire un farmaco, un principio attivo, per poter favorire la sua somministrazione. E ancora anche la legislazione farmaceutica, che è accoppiata anche alla tecnologia, in cui invece si studia tutto l'aspetto legislativo del farmaco. Il farmaco non è un prodotto commerciale come qualsiasi altro prodotto, per cui necessita di una legislazione specifica e particolare. Ancora anche la chimica degli alimenti, soprattutto in questi ultimi anni con il valore che hanno acquisito ancora di più i prodotti salutistici, gli integratori, è una materia appunto professionalizzante del nostro corso. La tossicologia, gli effetti tossici del farmaci dopo la somministrazione, la farmacoeconomia, che è il bilancio, diciamo, l'aspetto economico dell'utilizzo dei farmaci, soprattutto da un punto di vista di sistema sanitario nazionale, e la farmacovigilanza, anche questa è una materia
abbastanza in voga in questi ultimi mesi, proprio per, perché si occupa della valutazione degli effetti tossici su larga popolazione dopo la somministrazione di farmaci in grande quantità, ed è quello che si sta verificando. La rete di farmacovigilanza è quella che sta studiando gli effetti fondamentalmente che i vaccini stanno avendo dopo questa massiccia somministrazione. E poi ci sono delle discipline professionalizzanti che però sono integrative, quindi si può implementare alcuni aspetti del corso di studi con delle attività, diciamo, integrative che sono a scelta dello studente, che possono essere selezionate dallo studente stesso. Durante il corso di laurea ovviamente saranno presenti dei laboratori, ci sono laboratori pratici che vengono effettuati diciamo obbligatoriamente, come il laboratorio di chimica analitica di analisi dei medicinali, che è l'analisi quantitativa dei principi attivi, e viene effettuato nel laboratorio di chimica 1, quello che avete visto per primo nel primo intervento, nell'intervento della professoressa Gentile, e che è quello appunto non cappato. Invece il laboratorio di analisi dei medicinali 2 è l'analisi qualitativa dei principi attivi, in questo caso si utilizzeranno fiamme libere, solventi, materiali un po' più pericolosi da utilizzare, da maneggiare, e quindi si utilizzerà il laboratorio di chimica 2, quello cappato. Giusto una curiosità, le cappe di cui disponiamo nel nostro laboratorio sono cappe estremamente avanzate. Nella maggior parte dei laboratori di ricerca sul nostro territorio in realtà quelle cappe non esistono, non vengono usate, vengono usate anzi cappe molto più semplici, quindi diciamo che è un po' un fiore all'occhiello del nostro dipartimento anche questo nuovo laboratorio di chimica 2, che tra l'altro è stato, diciamo, allestito recentemente, non sono tantissimi anni che sono state acquistate queste nuove cappe. E infine poi c'è il laboratorio di tecnologia farmaceutica, in cui verranno allestite le forme farmaceutiche nella loro forma finale, quindi si effettueranno preparazioni di capsule, di creme, di sciroppi e altre forme farmaceutiche. Anche questo verrà effettuato nel laboratorio di chimica 1, perché non c'è in realtà la necessità di avere una protezione elevata, non vengono quasi mai utilizzati solventi particolarmente tossici o poco maneggevoli. Un nostro punto di forza però consiste anche nella possibilità di poter far accedere gli studenti al laboratorio anche nei primi anni del corso di studi, quindi anche oltre quelli che vengono definiti laboratori obbligatori per il corso di studi. Infatti i nostri studenti, prima della pandemia quantomeno, avevano la possibilità di accedere al laboratorio già dal primo anno, già con la chimica generale. Inoltre poi proseguono normalmente gli studi in laboratorio, quindi le attività in laboratorio, anche durante tutto il corso di laurea, quindi praticamente per tutta la durata dei 5 anni ci sarà almeno ogni semestre un accesso in laboratorio, quindi attività pratiche. Il percorso formativo si completa poi con un tirocinio professionale che è obbligatorio nella fase di prelaurea, che consiste in 900 ore, che tradotti in CFU sono 30 CFU, ma ci dice ben poco adesso questo termine CFU, in pratica sono un bel po' di ore che devono essere svolte presso una farmacia aperta al pubblico, le classiche farmacie che siamo abituati a conoscere, o può essere svolto anche all'interno di una farmacia ospedaliera. All'interno degli ospedali, infatti, e non solo, ma anche a livello delle ASL centrali, c'è sempre anche in quel caso la figura del farmacista. Sono strutture in cui vengono dispensati e utilizzati farmaci, per questo deve essere presente la figura di un farmacista. Quindi il tirocinio potrebbe essere effettuato anche all'interno di un ASL o di una farmacia all'interno di un ospedale. E infine poi c'è la tesi di laurea, lo svolgimento di un lavoro individuale. Questo lavoro può essere un lavoro individuale bibliografico, quindi un'attività di ricerca su testi vari, o ancora attività sperimentale. Quindi si può entrare in laboratorio per la tesi sperimentale e presentare alla fine, con la prova finale, un elaborato pratico, quindi che descrive uno studio, sempre inerente ovviamente al corso di laurea.
In farmacia. L'attività sperimentale può essere effettuata all'interno del nostro dipartimento, nei laboratori di ricerca che sono presenti nel nostro dipartimento, o ancora può essere effettuata anche presso altre strutture universitarie, ma ancora anche presso aziende pubbliche o private, enti pubblici o altre strutture anche estere, non solo nazionali. Infatti dopo interverrà una nostra studentessa che ha proprio aderito a un programma Erasmus, non tanto per il corso di studi, se non ricordo domani, ma per la tesi sperimentale all'estero, e quindi vi racconterà anche la sua esperienza. Dopo la laurea, per poter esercitare la professione del farmacista, che è la professione probabilmente più nota per i laureati in farmacia, anche se non è l'unica, e lo sottolineo, mi piace sottolinearlo, per poter esercitare la professione del farmacista è necessario accedere all'esame di Stato, quindi abilitarsi nella professione del farmacista, per poter quindi accedere all'albo dei farmacisti, che è l'albo unico per i laureati in questa classe di laurea magistrale, quindi per i laureati in farmacia e i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche. I laureati in farmacia però possono accedere, tra parentesi, anche all'esame di Stato per chimici, quindi potrebbero essere abilitati anche per entrare nell'albo dei chimici. Dopo la laurea però c'è la possibilità di continuare anche gli studi, e questo attraverso per esempio la scelta di un dottorato di ricerca nel campo sempre delle scienze correlate alla scienza del farmaco, e diventare quindi un ricercatore nelle scienze chimico-farmaceutiche, per poter accedere anche a delle posizioni a livello industriale o a livello nazionale e pubblico, quindi dare un plus sulla propria preparazione. Ancora si può accedere alla scuola di specializzazione. Nel nostro dipartimento ad oggi non è attiva ancora la scuola di specializzazione, ma speriamo che a breve, insomma, possiamo presentare anche quest'altro tipo di opportunità. Infatti c'è in atto comunque una organizzazione, un'attivazione anche della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, che è la scuola di specializzazione per eccellenza per i farmacisti, che consente quindi di entrare nell'ambito appunto ospedaliero e del sistema sanitario nazionale, come vi dicevo prima. Dopo l'abilitazione, il farmacista che altro può fare oltre che lavorare nelle farmacie private o appunto in farmacia, come siamo abituati a pensare? In realtà il farmacista ha la possibilità di lavorare tantissimo anche in tantissimi altri ambiti, quindi anche come responsabile di officine di produzione per i materiali, anche i dispositivi medici, il controllo dei dispositivi medici, può essere responsabile di qualità dei prodotti farmaceutici, ma anche degli intermedi. Inoltre, da non sottovalutare il fatto che in brevissimo tempo il farmacista, il laureato in farmacia, trova praticamente lavoro veramente in brevissimi tempi, anche diciamo se questo tipo di vantaggio sicuramente è un qualcosa che può essere considerato e che deve essere considerato. Il farmaco è, diciamo, un prodotto che però è abbastanza affine anche al prodotto alimentare, per cui il farmacista, il laureato in farmacia, può trovare sbocco anche nell'industria appunto alimentare per il controllo di qualità degli alimenti, ma ancora anche nell'industria farmaceutica, come vi accennavo prima, soprattutto anche nei servizi di farmacovigilanza, nella produzione dei farmaci a livello industriale e nel regolatorio, quindi tutto ciò che riguarda proprio l'immissione in commercio dei farmaci. E inoltre poi c'è da considerare che ci sono sbocchi anche a livello, diciamo, attività concorsuali, quindi si può accedere a determinati classi di concorso, per esempio nelle amministrazioni dello Stato, nel Ministero della Sanità, nelle agenzie di riferimento, come per esempio come ad esempio l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ancora nell'ambito delle forze armate, negli istituti di ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità, anche nella scuola come insegnante per l'insegnamento, nelle case di cura, negli istituti di pena. Quindi diciamo che laddove si utilizza il farmaco ci sarà sempre un farmacista.
Detto questo, non voglio tediarvi ulteriormente, questi sono i nostri riferimenti, potete sicuramente contattarci se avete altre curiosità o altre domande che ci volete porre. Il presidente del corso di studi è la professoressa Carla Sernia, potete contattare lei o me, Ivana D'Angelo, Maria Teresa Gentile, che siamo invece le referenti per l'orientamento in farmacia, e questi poi sono i contatti ovviamente del Distabif, perché con farmacia, se non sbaglio, chiudiamo la presentazione di tutti i nostri corsi di studi. Adesso però vi volevo dare la parola alla nostra studentessa, la nostra ex studentessa ormai, che è, un attimo che voglio interrompere la presentazione, ok, Silvia D'Andrea, che si è laureata non moltissimo tempo fa e ha svolto la tesi sperimentale all'estero, in Inghilterra, prima della Brexit, suppongo, vero Silvia? E adesso, insomma, si trova a svolgere una interessantissima ed eccitantissima avventura post laurea. Sì, salve, mi sentite? Mi vedete? Non ti vediamo, vediamo soltanto lo sfondo. Sentiamo. Eccoti, adesso ti vediamo. Okay. Perfetto. Allora, sono Silvia, ho 25 anni e mi sono laureata a luglio dell'anno scorso, in farmacia ovviamente. Voglio raccontarvi un po' tutta l'esperienza da quando ero al liceo fino ad adesso, e vi dico che quando ho frequentato il mio ultimo anno di liceo non avevo la più pallida idea di cosa mi sarebbe piaciuto fare. Non avevo una materia preferita, non mi ero mai chiesta come mi sarei vista in futuro. E, perché rimandavo questa domanda? Perché in realtà non, al liceo non ti aiutano un po', no? Cioè, almeno per quanto ho frequentato io, quando frequentavo io. E non mi rendevo conto di quanto invece questa scelta è molto importante. E sono stata molto fortunata perché grazie agli orientamenti, alla mia curiosità, in maniera autonoma sono riuscita ad informarmi, a capire cosa fosse stato meglio per me. E così ho scelto il corso di laurea in farmacia, mi sono iscritta all'Università Luigi Vanvitelli perché le materie mi piacevano, la figura del farmacista non mi dispiaceva e mi sono iscritta in realtà ignara di una cosa importantissima, e cioè quelle che sono le potenzialità di questo corso e le grandi opportunità di carriera che ci sono. Tutte le possibilità le ho prese solo durante gli anni, grazie ai professori dell'Università Luigi Vanvitelli ho potuto apprendere che in realtà questo corso di laurea non si limita alla possibilità di diventare un farmacista che lavora all'interno di una farmacia, e grazie ai professori che, essendo giovani, riescono a capire quali sono le difficoltà che ci sono poi dopo la laurea, ho avuto l'opportunità di conoscere quali fossero tutte le strade da poter intraprendere già prima di laurearmi. E quindi le strade ce le ha mostrate appunto prima la professoressa D'Angelo. Ed è fondamentale in realtà capire già dall'inizio quello che puoi fare dopo. Attualmente io sto facendo uno stage in Svizzera in un laboratorio di biofisica, che ancora mi sembra assurdo perché quando ho applicato per questa posizione ero molto spaventata da questa parola biofisica, laboratorio di biofisica molecolare, perché pensavo che con le mie competenze non potevo esserne all'altezza, non riuscivo ad esserne all'altezza, e ho manifestato questa mia paura al professore che mi stava esaminando, e lui mi ha detto che in realtà lui stava cercando un laureato in farmacia perché un laureato in farmacia ha le competenze giuste per approcciarsi alla fisica, alla chimica, alla biologia. E infatti è così, perché io collaboro con fisici, con chimici, con biologi, e quando un fisico mi parla di fisica io lo capisco. Ma se io ad esempio chiedo a un fisico che cos'è un amminoacido, lui non ne ha la più pallida idea. Così se chiedo a un chimico qualcosa su una membrana biologica, lui non ha le mie stesse basi e quindi non ha la mia stessa velocità di apprendimento.
E quindi questo è un altro aspetto, no, che bisogna sottolineare, il fatto che in realtà la figura del farmacista è completa al 100%. E poi che altro dire? Sicuramente sono strafelice di aver fatto questa scelta e ancora di più di aver scelto l'Università Luigi Vanvitelli, perché mi ha permesso di fare delle esperienze che per ora sono state le esperienze più importanti della mia vita, come l'Erasmus, perché io ho fatto sia l'Erasmus a Madrid e sia la tesi all'estero. E ho fatto l'Erasmus a Madrid, ho frequentato un semestre fuori ed è stata la mia prima esperienza all'estero e ovviamente all'inizio è stato un sogno, perché la mia prima esperienza, vi confesso che lo studio all'inizio è passato in secondo piano, e perché era tutto nuovo, ho conosciuto persone di ogni cultura e mi sono resa conto di quanto è importante questo. E quindi nel frattempo però mi sono resa conto che avevo delle responsabilità e che dovevo studiare, e quindi per non rinunciare al divertimento mi sono dovuta responsabilizzare. Io, invece di dormire un'ora in più, dormivo un'ora in meno, perché arrivavo prima all'università, dovevo cucinare, dovevo fare la spesa, e nel frattempo stavo crescendo e mi stavo responsabilizzando. E questo perché i professori che ci sono all'università Luigi Vanvitelli sanno quanto è fondamentale un'esperienza all'estero, sia come crescita professionale ma anche come crescita personale. E infatti, dopo l'Erasmus, è cresciuta in me una forte curiosità nei confronti di tutto quello che non conosco, e ho deciso di svolgere parte della mia tesi all'estero. Non smetterò mai di ringraziare il professore che me l'ha permesso, perché oltre a crescere personalmente, sono cresciuta molto professionalmente e ho conosciuto persone che hanno una passione che va al di là, no? Di quello che lavorano, perché hanno proprio questa forte passione, e credo che sia importante avere a che fare con queste persone, così che puoi arricchirti. E nel frattempo mi sono appassionata anche io, ed è per questo che ho deciso di continuare nel mondo della ricerca. E non so che altro dire, oltre a darvi questo consiglio, che se l'Università Vanvitelli vi mette a disposizione un Erasmus, prendete questa occasione; se il professore vi permette di fare un'esperienza all'estero, fatela, perché sono cose fondamentali. So che magari adesso è un po' presto parlare di Erasmus e di esperienza fuori, però davvero, se riuscite, fatelo. E niente, sono molto soddisfatta di questa scelta. Grazie Silvia. Grazie a tutti. Grazie. Grazie sempre per l'entusiasmo, questa è una cosa che a noi fa sempre piacere. Volevo giusto rispondere a un paio di domande che leggevo adesso in chat, se posso. Sì, vai. Sì, io alcune sto scrivendo, ma c'è meglio rispondere. La studentessa Arianna Iovino che ci chiedeva quanti esami si devono conseguire in un anno, suppongo farmacia. Il programma prevede per i primi 4 anni una media dai 6, 7, 8, 9 esami all'anno, quindi divisi tra i 2 semestri, tranne il 5° anno, in cui in realtà abbiamo al 1° semestre 2 soli esami e al 2° semestre nessun esame, quindi non si segue nessun corso. Questo per dare la possibilità agli studenti, i laureandi, di svolgere con tranquillità sia il tirocinio in farmacia che l'eventuale tesi sperimentale e recuperare eventuali esami che sono rimasti indietro. Considerate che per il corso di farmacia, ma credo per praticamente quasi tutti i nostri corsi di studi, corsi di laurea, ci sono appelli ogni mese. Quindi lo studente ha la possibilità, questo forse è anche un altro punto a favore del nostro corso di studi, ha la possibilità di organizzare il proprio studio e quindi non ha degli appelli molto concentrati ma abbastanza dilatati, per cui si può concentrare per ogni esame, data il numero degli appelli. Ancora mi chiedevano dell'obbligo di frequenza nelle discipline di farmacia. Sì. Farmacia è un corso di studi che prevede l'obbligo di frequenza, praticamente per tutti i corsi. Ovviamente con la pandemia questo non è stato possibile, perché non ci sono state
le lezioni in presenza, ma sicuramente insomma ritorneremo alla vecchia organizzazione. Come vi diceva prima lo studente Alberto Cervera, abbiamo anche un'app molto pratica per poter segnare le presenze, che è la Easy Beige. E ancora in integrazione a quello che diceva la prof in merito agli appelli, diciamo, io sento molti colleghi di altri atenei lamentarsi del numero di appelli, mentre qua sono organizzati in modo tale da non lasciare nessun esame arretrato, ecco. E, anche per quanto riguarda il corso di laurea in biotecnologie, i corsi sono a frequenza obbligatoria, ecco, quindi la MyEasy app si utilizza per biotecnologie e per farmacia. E ancora è questo, perché si chiedeva quanti esami. In realtà, quello che dicevamo all'inizio, ragazzi, per quanto riguarda i corsi di laurea di primo livello, ogni anno sono 60 CFU. Che cosa significa? Che potete avere degli esami annuali, magari da 10 CFU, perché è un programma più ampio, ovviamente c'è necessità di una erogazione di didattica, un numero maggiore di ore di lezioni e di ore di studio, e esami da 5 CFU, quindi se ci sono esami più corposi, quindi che hanno un numero maggiore di CFU, saranno numericamente inferiori come numero di esami. Per questo ho detto non è definito, perché, e per questo motivo vi abbiamo un attimo illustrato quelli che sono i piani di studi, perché ci possono essere anni con 6 esami, anni con 8, anni con 5. Sicuramente viene lasciato, soprattutto nelle magistrali, l'ultimo anno un po' più libero, soprattutto il secondo semestre, per consentire la frequenza dei laboratori. Ovviamente vi ringraziamo per queste domande, perché ci danno la possibilità di rispondere un po' a vostri quesiti, e chiudiamo con l'ultima presentazione di un corso di studi, che è Scienze degli alimenti e della nutrizione umana, che è un corso di laurea magistrale di secondo livello. Significa dire che non è un corso immediatamente fruibile per i diplomandi, però ci è stato chiesto da più persone se questo corso, per esempio, si possono iscrivere a questo corso studenti che sono in possesso di una laurea di primo livello in scienze biologiche. Io alcuni già ho risposto sì, ma non è solo l'unico titolo di accesso. Allora, ci presenterà il corso di laurea la professoressa Vera Pacifico, che è anche il presidente del corso di studi in scienze degli alimenti e della nutrizione umana, e poi anche per questo corso di studi avremo un'esperienza testimonianza di una ex studentessa e oggi ricercatrice e docente del nostro dipartimento. Vera? Prima interrompo. Buonasera a tutti. Aspetta Alberto, non riesco a vedere il questionario su YouTube, io sto cercando di postarlo, ma a me il link non lo chiama. Allora chiediamo un attimo a Manuela. Basta collegarsi, sì, al sito di Ateneo in Campania, cliccate sulla home page, trovate, vi orientiamo, ci cliccate sopra e in fondo trovate il questionario. Io però il link non riesco a pubblicarlo, ci sto provando dall'inizio. Scusi per il disturbo. Grazie, va vero. Buonasera a tutti, vedete la presentazione? Sì. Ok, allora sono qui a presentarvi il corso di laurea magistrale in scienze degli alimenti e della nutrizione umana, apparentemente un corso orfano di laurea triennale, ma al quale si accede, come più volte chiesto nell'arco di questa sessione, previo percorso di laurea triennale in ambito sanitario, scientifico, farmaceutico, laddove però siano stati acquisiti dei specifici requisiti curriculari che risultano peculiarmente completi per i corsi di laurea in biotecnologie e scienze biologiche, laddove non tutti i crediti necessari, i requisiti siano disponibili, è possibile acquisirli mediante iscrizioni a singoli corsi di insegnamento prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale. Un corso di laurea magistrale che prevede dallo scorso anno anche una valutazione in ingresso attraverso un colloquio, valutazione di quello che è il percorso di base acquisito e soprattutto di quello che è il livello della lingua inglese. Un corso che si esplica nei 2 anni, acquisendo 120 crediti, un corso che
ci permette di acquisire conoscenze e competenze negli ambiti alimentari e più precipuamente quelli della nutrizione umana, perché alimentazione e nutrizione non sono sinonimi, alimentazione e nutrizione sono la risultanza di tutto un insieme di effetti, di tutto un insieme di interazioni nel quale l'ambiente, l'attività fisica e la fisiopatologia degli individui vanno a giocare un ruolo predominante. Il piano di studi prevede tutta la serie di insegnamenti caratteristici della classe, le cosiddette discipline caratterizzanti e l'acquisizione di attività a scelta che però volgono in quella che è la loro specificità verso il mondo degli alimenti o quello della nutrizione. I due anni di corso constano ciascuno di 60 CFU, il primo anno potremmo dire è più un anno che individua l'alimento, la sua caratterizzazione chimica, biochimica, l'importanza microbiologica, l'igiene degli alimenti, laddove un input quasi specialistico al fabbisogno nutrizionale in relazione alle diverse età dell'individuo viene investigato nel secondo anno di studi, secondo anno nel quale in particolare si valutano anche quelle che sono le condizioni nutrizionali idonee non solo per l'individuo sano ma anche per l'individuo in condizioni di patologia. Ci sono diversi punti di forza di questo corso di laurea magistrale. Sicuramente oggi parlare di alimenti, parlare di nutrizione è un qualcosa di quanto più attuale, anche perché oggi noi sappiamo che alimentarci in modo sano e apportare il giusto contributo di ciascuna classe di nutrienti diventa sinonimo di prevenzione di quello che è l'instaurarsi di patologie cronico-degenerative. È un corso di laurea per il quale noi potremmo dire non ci possiamo lamentare sull'attrattività, ma un punto di forza peculiare proprio perché l'accesso è consentito anche a già laureati in farmacia, in medicina, quindi in laureati che hanno già acquisito un corso di laurea a ciclo unico, è quello di poter far fronte al corso di studi anche in condizioni lavorative, attraverso un piano di studio rallentato che si può esplicare nel minimo di 3 anni. Gli studenti sono favorevolmente coccolati, io potrei dire, nel corso di laurea, attraverso anche un'operazione di tutoraggio didattico e attraverso tutta una serie di seminari di approfondimento che tengono conto che l'alimentazione, la nutrizione sono dei campi in continua evoluzione ci permettono di avere degli importanti sbocchi occupazionali che non vedono la sola figura del biologo nutrizionista, ma anche la possibilità di lavorare in aziende alimentari, dietetiche, farmaceutiche, di essere operatori in comunità come nelle aziende di ristorazione, la ristorazione ospedaliera, in quella scolastica, in quella come un percorso che stiamo affrontando già da quest'anno nell'ambito delle case di cura per anziani, ad esempio, dove la figura del nutrizionista si apre alla conoscenza di un invecchiamento che poi deve essere un invecchiamento sano ed attivo. Dopo l'acquisizione della laurea, il laureato in scienze degli alimenti e della nutrizione umana può iscriversi all'albo dei biologi, in particolare all'albo dei biologi professionisti, con competenze che sono quelle dei biologi, delle professioni assimilate, dei biotecnologi alimentari e laddove sia un appassionato di ricerca, perché l'alimento fa ricerca, la nutrizione è, vi ripeto, un ambito di estrema versatilità di conoscenze, si può anche acquisire il terzo grado di formazione con i corsi di dottorato di ricerca e le scuole di specializzazione in scienze dell'alimentazione. Sono stata molto molto rapida, qui ci sono i nostri contatti per l'orientamento, siamo referenti, io
Severina Pacifico e la dottoressa Rosita Russo, che per me è un piacere presentare, perché è proprio una delle persone che nasce con i corsi di laurea con focus sugli alimenti nel nostro dipartimento, e oggi è una giovane ricercatrice che fa dell'alimentazione quella che è la sua scelta di vita, perché in fondo noi ricercatori viviamo di ricerca. Rosita, microfono. Russo. Allora, come ha anticipato la professoressa Pacifico, io sono Rosita Russo e sono un'ex studentessa dell'ISTABIF e attualmente lavoro come ricercatore presso il DISTABIF nel laboratorio di proteomica e spettrometria di massa, e sono anche uno dei docenti dell'insegnamento di biochimica e biotecnologia degli alimenti nell'ambito del corso di laurea magistrale in scienze degli alimenti e della nutrizione. Io, insomma, questo intervento di oggi è un po' per raccontarvi la mia esperienza, prima come studentessa e adesso, insomma, come ricercatore presso il DISTABIF. Relativamente al mio percorso di studi, io ho conseguito una laurea di primo livello in biotecnologie, una laurea di secondo livello in biotecnologie industriali ed alimentari. Questo corso di laurea poi negli anni è stato sostituito dal corso di laurea magistrale in scienze degli alimenti e della nutrizione umana, e poi sempre presso il DISTABIF ho conseguito anche un dottorato di ricerca in biologia molecolare e cellulare. Un po' i miei studi anche liceali, ai miei tempi non c'erano le attività di orientamento per i maturandi, purtroppo, e quindi la mia iscrizione all'università è stata un po' guidata dalle attitudini, dalle passioni, ma senza purtroppo neanche pensare concretamente ad uno sbocco occupazionale. Quindi avevo anche una conoscenza dei piani di studio che però era ottenuta per lo più magari attraverso amici più grandi che avevano frequentato i corsi di laurea di Stabif, che ovviamente me ne avevano parlato molto bene. Però, insomma, tutto sommato mi sentivo convinta della mia scelta, e quindi, insomma, per essere ancora qui in dipartimento a collaborare con le persone che sono state poi i miei docenti, potrete ben capire che mi sono trovata più che bene. E inoltre, insomma, non avrei mai sperato di poter lavorare nello stesso posto in cui ho studiato, quindi diciamo che tutto sommato per me è come essere sempre all'università. Dunque, relativamente alla mia esperienza in dipartimento, negli anni di studio ho avuto modo di sperimentare l'estrema professionalità e disponibilità dei docenti, del personale del dipartimento, e credo che questi aspetti, unitamente alla stima che poi nutro per la maggior parte delle persone che ho conosciuto in questi anni al DISTABIF, contribuiscano ancora oggi a fare in modo, insomma, che io possa andare al lavoro al DISTABIF con gioia ed entusiasmo. E attualmente io mi occupo, insomma, tra le varie cose, dell'applicazione, dell'utilizzo della spettrometria di massa, che è una tecnica molto all'avanguardia in campo alimentare, perché metto a punto delle metodiche innovative per la tracciabilità degli alimenti e anche per la rivelazione di frodi a carico degli alimenti. E diciamo, ovviamente, come vi hanno già detto anche tutti gli altri ex studenti che avete avuto modo di conoscere, sicuramente, diciamo, soprattutto per il lavoro che io attualmente svolgo, ovviamente le basi e le conoscenze che io ho acquisito durante gli anni di studio sono fondamentali, diciamo, al di là poi dello studio individuale e del continuo avanzamento di ciascuno di noi. Quindi io penso che queste giornate di orientamento per quei futuri studenti universitari siano importanti per fare una scelta consapevole del vostro percorso di studi, e quindi ancora una volta io vi invito, come già hanno fatto gli altri docenti, a porci domande, insomma, per poter fare in modo da dissipare qualsiasi vostro dubbio. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che la mia testimonianza per voi possa essere stata d'aiuto per farvi comprendere che le attività di orientamento sono fondamentali per chi come voi si affaccia per la prima volta al mondo universitario, e soprattutto perché secondo me la scelta del giusto contesto universitario sia di notevole importanza per la serenità, ma soprattutto per la produttività dei vostri anni di studio. Quindi vi aspettiamo, grazie.
Allora, grazie a te Rosita, e ovviamente quello che avete avuto modo di capire è che diciamo che abbiamo quella passione in più, perché la nostra attività didattica non è solo attività didattica, ma alla fine è l'attività di ricerca che portiamo in aula, e questo credo che sia veramente quell'elemento in più, perché andiamo oltre quello che c'è nei libri, oltre è la nostra vita, insomma, veramente le ore trascorse in dipartimento sono davvero tante. E quindi sicuramente questo alla fine emerge dalle nostre presentazioni, ma emerge dagli interventi dei nostri attuali studenti e dei nostri ex studenti. Alcune domande le abbiamo risposte, per altre al momento, pure per l'uscita del bando, non siamo sicuri di potervi dire, sarà luglio e non giugno, quindi vi possiamo semplicemente invitare a consultare il nostro sito di dipartimento, vi abbiamo linkato all'inizio, ora lo faremo nuovamente, e a parte anche siamo presenti sui social, quindi Instagram, Facebook, in modo tale che avete continui aggiornamenti, perché il bando quest'anno contiamo di pubblicarlo prima, in modo da iniziare più velocemente con le pre-immatricolazioni. Poi ci si chiedeva anche, allora, quando si fa una pre-iscrizione, una pre-immatricolazione, quella che fate quando viene pubblicato il bando, perché poi dovete conseguire il diploma di maturità per poter essere collocati in graduatoria. Mi si chiedeva anche se c'è la possibilità di fare un'unica scelta. Voi fate un'unica scelta, sì, però nel momento in cui arrivate ad essere contattati e quel corso di laurea non ha più posti, vi si chiede, se volete, immatricolarvi a un altro corso. Perché? Perché le graduatorie sono delle graduatorie dinamiche, in quanto ci possono essere delle persone che magari si iscrivono, avendo già sostenuti degli esami nelle loro carriere pregresse, vengono poi collocati al secondo o terzo anno, per esempio, di farmacia, e quindi liberano posti. Poi ancora qualche altra domanda: se uno si accorge di aver fatto una scelta di corsi di studi sbagliati, se può cambiare corso di studio? Sì, a parità di, nel senso che il numero aperto non c'è problema, il numero chiuso bisogna aver sostenuto, partecipato a questo bando di selezione per poter cambiare. Oppure si frequenta un anno, si cercano, c'è una figura importante che è quella del tutor accademico, che è un docente che vi viene assegnato in base al numero di matricola e che vi può seguire per darvi delle indicazioni. Allora in questo caso lo consultate, dite quale può essere l'aspirazione per l'anno successivo e magari deciderete di seguire, di sostenere degli esami che poi vi potranno essere utili. Altra cosa, mi si chiedeva prima se un esame va fatto prima di un altro, questo è quello che è la propedeuticità. Quando un consiglio di corsi di studi delibera in merito a un piano di studio, non lo fa per mettervi dei paletti, per ostacolarvi, ma semplicemente per crearvi quello che è un percorso formativo migliore. Non possiamo parlare della chimica organica, della chimica del carbonio, se non abbiamo fatto la chimica generale. Allora la propedeuticità vi dice in che ordine vanno fatti alcuni esami, ma non per tutti gli esami c'è la propedeuticità. E non so se ho risposto un po' a tutte le domande, se ci sono altre domande ovviamente ce le formulate, perché magari da una domanda e da un chiarimento posto da una persona scaturiscono ovviamente dei chiarimenti un po' per tutti. Vi ricordo ancora la compilazione del questionario e ovviamente insomma siamo qui per altre domande, però sono davvero sentitamente voglio ringraziare tutto il team dell'orientamento di Stabif con annessi interventi esterni, quindi dei studenti che hanno impreziosito ancora quella che la nostra esposizione, la nostra vita vissuta, perché loro hanno fatto veramente questo percorso con noi, quindi ringrazio Altea, Silvia, Lucia, Alberto, Giovanna, Marta ed Elisa, insomma spero di non aver dimenticato nessuno. E non so se ci sono altre domande, noi siamo qui. Io ho cercato di rispondere ad alcune domande che arrivavano da YouTube e le ho postate in modo tale da farle vedere a tutti. L'unica cosa è che io trovo sempre difficoltà a postare il link per quanto riguarda il questionario, infatti molte persone sono uscite e non l'hanno fatto. No, il questionario funzionava, quello che ho messo io funzionava, ho sperimentato. Funziona qua, su YouTube però dicono che
se lo possiamo mandare in chat là, io sono limitato, non riesco ma a non postare. So se può essere inviato in chat, questo ce lo devono dire da Teneapoli, insomma, Manuela forse. Adesso vediamo dalla redazione se lo può mettere su anche su YouTube. Perché io sono bloccato, cioè sono limitato, quando cerco di pubblicarlo non lo prende. Va bene. Perché lì c'erano circa 100 studenti, quindi... Allora, questo è il link al nostro Manuela. Nonostante i problemi della pandemia, noi siamo stati sempre reperibili e disponibili per gli studenti anche via Teams, anzi, anche in ore notturne. Ragazzi ci hanno contattato in video a qualsiasi ora del giorno, anche il sabato e la domenica, e noi siamo stati ben felici veramente anche durante le vacanze. Io ho fatto esami, non so voi, anche il sabato, perché c'erano ragazzi che erano studenti lavoratori, me l'hanno chiesto, io sono stata sempre disponibile, e questo l'ho fatto io, ma l'hanno fatto tutti i miei colleghi. Per questo motivo, diciamo, forse questo è un altro punto di forza, l'estrema disponibilità, la voglia di essere disponibili, perché non tutti sono così disponibili verso gli studenti. Quindi forse questo è un nostro vero punto di forza comune per tutti i corsi di studio, e l'aveva, diciamo, già anticipato Alberto, perché io con Alberto, anche adesso forse meno, ma quando lui ha frequentato il mio corso, penso che ci siamo visti quasi ogni giorno nel mio studio e in aula, e sono sempre stata molto contenta di poter discutere con lui e poter risolvere i problemi degli studenti, questo tutti noi, per cui diciamo questo è un altro nostro punto di forza. No, ma proprio a questo facevo riferimento, alla vicinanza che c'è tra docenti e studenti, che è una cosa che va a favore del nostro dipartimento e che permette allo studente di avere un percorso, tra virgolette, guidato. E quando si è guidati all'interno di un percorso che, ecco, non si conosce arrivando da una scuola superiore, è un'ottima cosa. Il passaggio scuola superiore-università è molto particolare, perché al liceo, negli istituti di istruzione secondaria, avete il docente, oggi facciamo la verifica, domani facciamo il compito. Il passaggio all'università è un passaggio anche di maturità organizzativa, e in pratica, alla fine, proprio per aiutarvi, perché soprattutto il primo anno ci rendiamo conto che veramente è un passaggio di formazione differente, allora cerchiamo di essere proprio molto molto presenti, ancora di più per farvi spiccare il volo, insomma per ristradarvi, e poi andrete autonomamente avanti. Allora, ci chiedeva Clarissa Anita Fiorelli quando viene pubblicata la graduatoria degli ammessi. Nel bando ci sono anche informazioni su quando uscirà la prima graduatoria, perché poi c'è uno scorrimento, e l'anno scorso sono stati pubblicati più bandi successivi, perché in base ai posti che man mano rimangono disponibili, viene fatto un nuovo bando relativo ai posti disponibili per ognuno dei tre corsi al numero programmato. Quindi questa è un pochino la risposta a questa domanda. Ok. Precisa, per quanto riguarda gli esami in comune, se ci sono ovviamente nel primo anno delle triennali, possiamo già dire qualcosa? Cioè nel senso, se ci sono, allora, per quanto riguarda gli esami soprattutto del primo anno, i corsi di laurea di indirizzo scientifico prevedono tutti lo studio della fisica, della matematica, della chimica generale, e quindi questo è un tronco comune. Poi abbiamo per esempio la biologia vegetale nelle biotecnologie, che sarà la botanica nel corso di laurea in scienze biologiche, che ovviamente diventerà un po' più specifico nell'agraria, perché lì abbiamo due esami di botanica sistematica e botanica generale, però sicuramente ci sono degli esami che faremo dovunque: la matematica, la fisica, la chimica. Poi scienze ambientali, se non ricordo male, ha anche un secondo esame di matematica ed informatica. Poi dal secondo anno inizia un pochino, già dal primo anno abbiamo dei flash di esami più caratterizzanti, però dal secondo anno sicuramente poi si va verso una specializzazione che distinguerà tutti i nostri corsi, perché alla fine abbiamo presentato dei corsi che possono in prima istanza essere comuni, ma ognuno di essi ha una specificità e una peculiarità unica. E per queste materie di base c'è bisogno di conoscenze pregresse? Si comincia tutto da capo? Ci sono alcuni studenti che sono ovviamente preoccupati, cioè non ho una preparazione adeguata?
Allora, non so, vado io, Petronia, Vera? In realtà noi cominciamo, diciamo, naturalmente i ragazzi hanno studiato, ma noi ci premuriamo di assicurarci che le carenze, non ci siano carenze di base, nel caso ci fossero carenze di base per la matematica, la fisica, la biologia e la chimica, noi offriamo un servizio di supporto per il superamento di queste carenze, per cui un percorso personalizzato per gli studenti che hanno questi problemi. Infatti, nonostante i corsi non siano, cioè non ci sia il test di accesso quest'anno, ma anche l'anno scorso, e ci siano corsi a numero non programmato, per tutti gli studenti verranno fatti comunque dei test di valutazione per verificare se ci sono eventuali carenze, e queste carenze verranno recuperate con dei corsi di supporto. Benissimo. Allora, mi sembra che voi abbiate risposto praticamente a tutte le domande già nella chat. Se c'è qualcuno che vuole approfittare di questi ultimi momenti, può porre ovviamente la sua domanda. Se vuole accendere il microfono e farsi vedere, ne saremo ancora più lieti. Ne approfitto ovviamente per ringraziare non solo tutti gli studenti che ci hanno seguito sulla chat, ma anche ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito attraverso il canale di YouTube. Il link per il questionario funzione è stato pubblicato più volte sia in questa chat della piattaforma sia sulla chat di YouTube, quindi vi prego di compilarlo. Ringrazio moltissimo non solo i docenti che sono stati con noi, che vi hanno presentato tutta l'offerta didattica, ma anche appunto studenti, laureandi, dottorati. Abbiamo avuto una rappresentanza molto ampia di che cosa significa iniziare il percorso di studi, portarlo avanti, terminarlo, continuarlo, magari continuare nella ricerca, e questo spero vi abbia dato appunto un'idea di quello che potrete intraprendere sia come percorso di studi sia eventualmente poi come sbocchi lavorativi futuri. Vi ricordo che ovviamente se volete altre informazioni o volete tenervi aggiornati su tutte le notizie che riguardano il Dipartimento, il consiglio è quello di andarvi a spulciare sicuramente il sito del Dipartimento, il link l'abbiamo già pubblicato più volte ma si trova facilmente ovviamente online, ma anche di tenervi aggiornati attraverso Ateneapoli, che è appunto un quindicinale di informazione universitaria che vi segue passo passo durante l'intero percorso. Il mio consiglio è sempre quello di andare appena è possibile nelle sedi universitarie, andare a respirare l'aria che tira, per rendervi conto appunto se è una cosa che sentite vostra, quindi non solo una scelta che sia appunto razionale, ragionevole, eccetera, mirata e quant'altro, ma anche direi un po' una scelta di pancia. Io do un in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Se i professori mi vogliono accompagnare in questo in bocca al lupo generale, prima di salutarli, mi fa piacere. Sicuramente. Buona scelta di studio, perché poi è la scelta di vita e di lavoro. Un'ultima cosa, prima di lasciare la parola ai colleghi, collegandomi a quello che diceva la professoressa Carillo, anche per gli immatricolandi, qualora vorreste dei chiarimenti ulteriori, scriveteci un'email e faremo anche con voi dei collegamenti in Teams, in piattaforma, in Meet, ormai le conosciamo un po' tutte, perché così magari è più facile spiegare da vicino quello che di solito facciamo nei nostri un giornalista, before li faremo un pochino in via telematica, e sarà un piacere insomma fare un colloquio con voi. Io vi saluto, buon esame di maturità e in bocca al lupo per la scelta universitaria. Lascio la parola anche ai colleghi per i saluti finali. Vorrei dire che non vi dovete far intimorire dall'affrontare l'università. L'università ha come vantaggio quella di offrire un supporto, ma anche di affrontare i problemi insieme, perché voi li affrontate insieme ai vostri colleghi e li affrontate con noi, e anzi segnalarci i problemi ci consente di aiutarvi meglio, di riuscire anche a risolvere eventuali problemi che si possono proporre nel tempo durante, non lo so, il corso di studi, durante i vari corsi. Noi abbiamo servizi di assistenza agli studenti, di tutorato agli studenti, quindi noi sempre siamo disponibili. Quindi in bocca al lupo e non vi preoccupate di scegliere, come ha detto Manuela,
anche di pancia. Dovete scegliere qualcosa che vi piaccia veramente, perché alla fine, quando farete un lavoro che sarà faticoso, soltanto se avrete piacere di farlo, riuscirete a superare tutti gli ostacoli. Per cui scegliete soprattutto quello che vi piace senza avere paura delle eventuali difficoltà. Le difficoltà si incontrano e poi si risolvono per strada con la volontà. Va bene? In bocca al lupo. Benissimo. Se c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa, altrimenti io direi agli studenti di approfittare di questa disponibilità dei docenti, di non farsi intimidire appunto dal ruolo accademico e di contattarli. Le loro mail sono tranquillamente reperibili sul sito ovviamente del Dipartimento, non siate timidi, scrivete loro. Va bene, allora chiudiamo qui, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e un grandissimo in bocca al lupo agli studenti che sono intervenuti oggi con noi. Grazie a tutti, buona scelta. Ciao. Buona scelta. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie della disponibilità. Arrivederci. Arrivederci a tutti.